e li ringraziamo di avere accolto questo nostro invito. Vorrei sentire se siamo in linea, vorrei da sapere dalla dottoressa Chianese se siamo in linea, se possiamo partire. Bene, benissimo. Allora, benissimo, allora possiamo dare avvio al nostro pomeriggio di Open Day agli studenti. Siamo dell'Open Day del Dipartimento di Studi Umanistici, li accogliamo con grande piacere. Certo, ci manca la loro presenza, ci manca il contatto con il loro entusiasmo, con la loro curiosità, con il loro girare per il nostro bel chiostro, ma naturalmente l'apertura delle nostre porte è altrettanto piena di interesse, di entusiasmo perché possano poi venire alle nostre lezioni e incontrarci. Per ora noi abbiamo deselezionato, dilazionato in 3 giornate la presentazione dei nostri corsi e oggi presenteremo appunto i corsi di psicologia, i corsi di lettere classiche con psicologia, lauree magistrali e lauree triennali, i corsi di lettere classiche e filologia classica, i corsi di filosofia, sempre triennali e rispettive magistrali. Ringraziamo tutti i docenti che sono qui presenti e saranno anche presentate la Scuola Superiore Meridionale, sarà presentata la nostra sinapsi. Prima di naturalmente il nostro benvenuto al nostro dipartimento, a tutti gli studenti, si apre con il saluto del nostro direttore. Quindi adesso passiamo la parola al saluto del nostro direttore e poi subito ci rincontreremo. Per ora il nostro benvenuto e il nostro beneaugurante saluto per tutti quanti. Bene, se vogliamo passare il video del nostro direttore e del professore Andrea Mazzucchi. Buongiorno, sono Andrea Mazzucchi, sono il direttore del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università Federico II di Napoli, come è noto il più antico ateneo di fondazione laica nel mondo, che si appresta proprio in questi anni, nel 2024, a festeggiare i suoi 800 anni di attività. Sono molto felice naturalmente di incontrare sia pure in modo soltanto virtuale gli studenti delle scuole medie e superiori che si accingono in questi mesi a fare una scelta estremamente importante, estremamente rilevante, qual è la scelta del corso di laurea a cui iscriversi. Avrei naturalmente preferito incontrarvi in presenza, avrei preferito ospitarvi nelle aule del nostro dipartimento, mostrarvi i nostri spazi, mostrarvi soprattutto il suggestivo chiostro della nostra sede principale in via Porta di Massa, un chiostro tardo rinascimentale. Uno spazio aperto che sono davvero fiducioso ritornerà presto ad animarsi e a divenire, come è sempre stato, il luogo privilegiato per la costruzione di una comunità, per l'incontro tra persone di generazioni differenti, allievi e docenti che si riconoscono intorno a passioni e interessi culturali comuni. Il Dipartimento di Studi Umanistici raccoglie l'antica eredità della Facoltà di Lettere e Filosofia e si dedica fondamentalmente alla formazione e alla ricerca nell'ambito delle discipline appunto umanistiche, ovvero l'archeologia, i beni culturali, la filologia classica e moderna, le letterature italiane ed europee, la filosofia, le lingue, la psicologia, le scienze del patrimonio culturale, le scienze e la teoria e la storia dello spettacolo, del cinema, della musica, del teatro. Non a caso l'attività formativa del Dipartimento di Studi Umanistici, che ho l'onore di dirigere, si articola in ben 7 corsi di laurea triennali, che vi saranno poi analiticamente illustrate dai colleghi coordinatori e dalle colleghe coordinatrici di questi corsi di laurea, e l'offerta triennale prevede un corso di laurea in archeologia, storia delle arti e scienze del patrimonio culturale, articolato, come vedrete, in diversi curricula, un corso di laurea in filosofia, un corso di laurea in lettere classiche, un corso di laurea in lettere moderne, un corso di laurea in lingue, culture, letterature e modernità,
moderne europee, il corso di laurea in storia e il corso di laurea in scienze e tecniche psicologiche. Accanto a questa offerta triennale, c'è poi l'offerta di ben 10 corsi di laurea magistrali che completano e coniugano in qualche modo la formazione del corso di laurea triennale, e sono i corsi di laurea in archeologia e storia dell'arte, in discipline dello spettacolo e della musica, storia e teoria, in filologia moderna, in filologia, letteratura e civiltà del mondo antico, in filosofia. Un corso di laurea magistrale ancora in lingue e letterature per il plurilinguismo europeo, un corso di laurea in management dei beni del patrimonio culturale e un corso di laurea in psicologia, un corso di laurea in scienze storiche e dal prossimo anno sarà anche attivo un corso di laurea magistrale in coordinamento dei servizi educativi per la prima infanzia e per il disagio sociale. Questi corsi vi saranno appunto illustrati più analiticamente dalle coordinatrici e dai coordinatori che si occupano appunto della gestione di questi corsi di laurea. Il Dipartimento però non si limita a un'offerta formativa nei corsi di laurea triennale magistrali, ma ha anche una grande attenzione e presenta numerose offerte di formazione post laurea, dottorati di ricerca, master di primo e di secondo livello, una scuola di specializzazione in beni archeologici o una scuola di alta formazione in storia e filologia del manoscritto e del libro antico, che ospita le sue attività non soltanto nei locali del Dipartimento di Studi Umanistici, ma anche nelle suggestive sale della Biblioteca Oratoriana dei Girolamini, biblioteche, musei, archivi, parchi archeologici sono infatti in qualche modo i laboratori, del nostro sapere umanistico. Tra le caratteristiche dell'offerta formativa del Dipartimento di Studi Umanistici, mi preme sottolineare innanzitutto l'attenzione che il Dipartimento rivolge ai processi di internazionalizzazione del sapere, favorendo e sostenendo percorsi di studio all'estero dei propri studenti. Basti pensare ai tradizionali Erasmus, che sono fortemente incentivati e fortemente accompagnati nel nostro Dipartimento. E mi preme sottolineare anche che è comune a tutti i corsi di laurea del nostro Dipartimento un costante servizio di tutorato e di attenzione verso gli studenti, un tutorato in ingresso, un tutorato in itinere. È un tutorato, se volete, in uscita attraverso operazioni di job placement, attraverso percorsi e occasioni di incontro con il mondo del lavoro, un mondo del lavoro in cui, come vi mostreranno i coordinatori dei corsi di laurea, il ruolo dei saperi e delle competenze umanistiche appare sempre più decisivo, cruciale per rispondere a sfide che si fanno via via più complesse. La formazione, infatti, nell'ambito dei settori umanistici, rappresenta in primo luogo un potentissimo antidoto contro le generalizzazioni e le semplificazioni, e competenze umanistiche si pongono rispetto a una società in straordinaria, veloce, accelerata trasformazione. I saperi umanistici si pongono come un potente antidoto contro le generalizzazioni e le semplificazioni, come un sé stante, uno strumento di orientamento essenziale per l'interpretazione di questi processi di trasformazione della realtà. E inoltre forniscono strumenti, antenne sensibili per la conoscenza e la fruizione del nostro patrimonio culturale ed estetico, che attraverso le competenze umanistiche acquisite in questa offerta formativa del Dipartimento di Studi Umanistici, un patrimonio culturale che appunto non andrà soltanto custodito, ma che dovrà divenire anche uno strumento per creatività nuove verso il futuro. Prima di salutarvi, mi preme ancora sottolineare un tratto su cui negli ultimi anni l'Ateneo Federico II, in particolare il Dipartimento di Studi Umanistici, ha fortemente investito, e che è il fatto che l'eccellenza delle ricerche che si svolgono nel Dipartimento di Studi Umanistici sono fondate non soltanto su solidi metodi e tradizioni, ma queste ricerche, così solidamente fondate su saperi tradizionali,
internazionali si coniugano con una spiccata e favorita apertura verso l'innovazione tecnologica, verso la transizione digitale, con l'attivazione di percorsi, lo vedrete appunto ascoltando i coordinatori e le coordinatrici dei corsi di laurea, con percorsi che puntano moltissimo alla contaminazione dei saperi, alla flessibilità dei saperi, che introducono contenuti che aumentano e in qualche modo servono anche a governare competenze informatiche e digitali avanzate. L'obiettivo, infatti, in gran parte già consolidato, come mostrano peraltro i dati di Alma Laurea, che consentono di verificare una buona percentuale di occupabilità dei nostri laureati anche a pochi anni dal conseguimento del titolo di studio, l'obiettivo, dicevo, è quello di creare, accanto a buoni insegnanti e a bravi intellettuali, figure professionali nuove, capaci di intercettare le innovative sfide del mondo lavorativo nei più svariati settori. Prima di salutarvi, mi fa piacere però ricordare che il Dipartimento di Studi Umanistici ha una fortissima relazione, direi opera sinergicamente, con la istituzione recente della Scuola Superiore Meridionale, una struttura di alta formazione di ricerca istituita presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II ed inserita nel sistema nazionale delle scuole superiori sul modello della Scuola Normale Superiore di Pisa. A questa scuola si accede per concorso pubblico. La missione di questa scuola è la promozione dell'impegno nello studio, la valorizzazione dei talenti, l'avanzamento della conoscenza. La Scuola Superiore Meridionale, che appunto opera in strettissima sinergia con il Dipartimento di Studi Umanistici, gli allievi della Scuola Superiore Meridionale, almeno nelle aree umanistiche, devono essere iscritti a un corso di laurea del Dipartimento di Studi Umanistici. La Scuola Superiore si articola oggi su 7 aree scientifiche, destinate probabilmente ad aumentare nei prossimi anni. 3 di queste 7 aree, 4 sono di area scientifica, 3 di queste 7 aree sono proprio peculiari dell'offerta formativa del nostro dipartimento. Sono l'area di archeologia e culture del Mediterraneo antico, ricerca storica, conservazione e fruizione del patrimonio, sono l'area di Global History and Governance e l'area di testi, tradizioni e culture del libro, studi italiani e romani. Sono aree culturali con un forte tasso di innovatività e di transdisciplinarità che prevedono 2 canali di formazione, un corso ordinario riservato appunto agli allievi che si iscrivono al primo anno delle triennali o al primo anno delle magistrali e poi alla formazione post laurea attraverso il dottorato di ricerca. Ecco, quello che mi premeva comunicarmi in questo mio breve saluto era che la sfida di un percorso di studi umanistici è una sfida appassionante, interessante, per certi versi anche emozionante, che ci mette a contatto con una tradizione solida di saperi, capace però di innovarsi costantemente e profondamente. Contro alcune semplificazioni che immaginano i corsi di studi umanistici come corsi con scarse prospettive professionali, mi piace invece rivendicare, sulla scorta di dati che possediamo, la capacità di formare laureati in grado di intercettare le richieste nuove in costante trasformazione del mondo del lavoro. Dunque, se doveste scegliere di iscrivervi a un corso di laurea del Dipartimento di Studi Umanistici, saprete di poter contare su una costante attenzione del corpo docente verso le vostre esigenze e i vostri bisogni. In bocca al lupo per le vostre scelte e vi lascio nelle mani sapienti dei coordinatori e delle coordinatrici dei nostri corsi di laurea. In bocca al lupo. Bene, ringraziamo il direttore del saluto. Prendo un attimo io la parola a nome della Commissione Orientamento. Ma,
Marile, vuoi chiudere un attimo solo il video, perché altrimenti solo il video. Prendiamo un attimo la parola, ripeto, vi parlo come coordinatore della Commissione Orientamento che è attiva nel nostro Dipartimento e ci teniamo molto a tenervi sempre aggiornati su quelle che sono gli aggiornamenti che vi diamo continuamente. Noi oggi vi ho detto che vi presenteremo i corsi di laurea, come già sapete, sempre triennali e magistrali in psicologia, in lettere, lettere classiche e filologia, letterature e civiltà del mondo antico, e poi i corsi di laurea in filosofia. E naturalmente verrà presentata come in tutte e tre le giornate la Scuola di Studi Meridionali e il Centro Sinapsi. Ora, i nostri colleghi vi daranno tante informazioni delle quali farete tesoro, però io voglio dire che al di là delle informazioni che oggi riceverete e di tutte le illustrazioni che avrete direttamente dai docenti, il che è molto importante, voi potrete sempre fare delle verifiche per aggiornarvi, per leggere, per avere risposte alle vostre curiosità anche nel momento che adesso vi separa da queste giornate fino al momento dell'iscrizione, attraverso molti organi di informazione che il Dipartimento mette a vostra disposizione. Anzitutto ci tengo molto a comunicarvi che esiste uno sportello che è gestito dalla nostra dottoressa De Maio, che è proprio che presiede all'ufficio didattico, che è gestito da studenti, da ben 50 studenti, con i quali voi potete continuamente interagire, mettervi in contatto per porre loro le richieste anche le più semplici, anche quelle che voi forse avreste, come dire, ritegno a porre ad un professore, perché sono studenti come voi, che hanno i vostri stessi percorsi, quindi attraversano le vostre stesse strade e quindi possono benissimo rispondere ai vostri dubbi. Sono studenti che lavorano part-time, sono studenti che dal secondo anno in poi l'Ateneo dà loro delle possibilità di interagire con voi, dando loro 150 ore di attività retribuite. Quindi, come vedete, un dipartimento che è sempre molto vicino a voi pronto a rispondere alle vostre esigenze. Quindi abbiamo questo sportello che è sempre attivo in presenza. Naturalmente in questo periodo potete interagire attraverso Facebook e anche attraverso cioè, avete proprio potete mettervi in contatto via Messenger. Insomma, lo sportello è attivissimo, ma voi siete espertissimi, basta che digitate sportello orientamento DSU Unina. Quindi la prima fonte di informazione è quella con studenti come voi. Abbiamo poi un forte, sempre il Dipartimento ha tutta una serie di informazioni sui corsi di laurea. Abbiamo pubblicato e quindi edito online un opuscolo di informazioni. Su questo opuscolo voi trovate tutte le informazioni relative ai corsi di triennali e ai corsi magistrali, con tutti gli esami, tutta la distribuzione nei vari anni. E questo è molto importante perché noi naturalmente vi diamo a voce queste informazioni, ma voi poi ne potete trovare riscontro guardando l'opuscolo e studiando bene dove sono appunto spiegati bene anno per anno tutti gli insegnanti. E quindi dopo che voi avete avuto da noi informazioni, le potete leggere con tranquillità. Esiste poi tutto l'orientamento di Ateneo col quale vi potete mettere in contatto e attraverso il quale al quale vi iscrivete e potete entrare in contatto diretto con i professori, sia attraverso chat, esiste il sistema così, servizio live chat, sia ancor più da quest'anno è stato attivato un servizio one to one
one, cioè addirittura voi se avete dei dubbi su qualche insegnamento oppure volete delle informazioni specifiche sulle lingue, sulla psico, su tutto, voi potete richiedere di entrare in contatto con il singolo professore. Lui dice, ma io che ne so che è il singolo professore? Ma noi abbiamo anche, vi ripeto, entrando nel sito del Dipartimento, voi avete tutti i nomi dei professori, le discipline, quindi voi potete chiedere, anzi, prima di entrare one to one con informazioni, ecco, agli studenti dell'orientamento di dipartimento che vi diranno tante, vi sveleranno tante loro dubbi, tanti vi diranno tutti i nomi. Avete insomma mille percorsi da poter perseguire per avere un'informazione radicale. E oggi vi invito moltissimo a fare domande, a sentire quello che dicono i professori e soprattutto subito, fin da oggi, a porre domande a noi professori. Adesso vi saranno le presentazioni, avrete uno spazio a vostra disposizione per interagire perché questo è il vostro giorno. Noi oggi, noi in questi giorni vi diamo delle informazioni di base che vi ripeto potete sempre verificare attraverso gli strumenti che vi ho ora indicato, però voi oggi avete i professori con voi, quindi fate domande nello spazio a voi indicato, anche le domande più semplici. Non abbiate ritegno, non pensate, sono professori universitari. No, sono professori che vi vogliono accogliere, vi vogliono indirizzare. E questo d'altronde è il nostro precipuo intento. Siamo un dipartimento di studi umanistici, a questo pensiamo, alla vostra formazione intellettuale, alla vostra formazione individuale. Quindi voi per cortesia, anche le domande più semplici sono quelle dalle quali noi partiamo per gettare le basi. Adesso cominciamo subito con la presentazione del corso di laurea in psicologia e diamo la parola alla professoressa Santa Parrello, la quale è appunto la referente nella commissione orientamento, che poi darà la parola alle colleghe coordinatrici dei corsi triennali e magistrali. Prego, Santa. Grazie alla professoressa Piscitelli. Io sono la referente per il corso di laurea in scienze tecniche e psicologiche dell'orientamento in entrata. Di solito sono, come dire, a disposizione appunto di tutti gli studenti che ci contattano per informazioni e diamo anche risposte individuali o alle scuole, diciamo, che ce le chiedono. In questa giornata abbiamo scelto di far presentare brevemente i corsi di studio alle nostre coordinatrici, che sono appunto per il corso di laurea triennale in scienze tecniche e psicologiche, la professoressa Maria Clelia Azzurro, e per il successivo corso di studi magistrale in psicologia, che come sentirete ha due indirizzi, la professoressa Daniela Caso. Cercheranno di essere brevi proprio perché ci farebbe molto piacere tornare su delle informazioni alla luce di vostre indicazioni e di vostre domande. E quindi proveremo appunto a limitare questi spazi introduttivi. Lascio la parola alla professoressa Azzurro. Allora, buongiorno a tutti. Appunto, grazie alle colleghe Teresa Piscitelli e Santa Parrello per le introduzioni. Sono la professoressa Maria Clara Azzurro, sono la coordinatrice della laurea triennale dei primi 3 anni di studio in scienze tecniche e psicologiche. Io sono molto lieta di presentarvi questo studio che mi appassiona da tanti anni e quindi mi piace, diciamo, come dire, vorrei introdurvi soprattutto mi immagino che, come dire, vi immagino motivati da una curiosità riguardo voi stessi, riguardo gli altri, riguardo le relazioni con gli altri, riguardo una serie di domande su modalità positive o negative di comportarsi o di fare, che poi è la curiosità iniziale rispetto a se stessi e alle relazioni umane, no? Che motiva chi sceglie, chi pensa di scegliere questi studi. Questo corso di laurea si chiama Scienze Tecniche Psicologiche, quindi vedete, sono dei saperi, delle scienze e delle tecniche, però dei metodi. E si inserisce nel Dipartimento di Studi Umanistici,
Perché essenzialmente, come primo punto importante, la psicologia è una scienza dell'uomo e quindi è importante pensare che ha una sua radice che ha a che fare, deriva dalla filosofia, deriva da tutti i saperi che riguardano l'uomo, l'uomo nelle relazioni con gli altri, ma anche dalla letteratura. Quanta letteratura ci parla di personaggi descritti psicologicamente in maniera... E questi saperi sono importanti per chi decide, sono fondamentali per chi vuole fare lo psicologo. D'altra parte, però, ne abbiamo le scienze, i saperi, ma abbiamo le tecniche, i metodi. La psicologia integra dei saperi sull'uomo umanistici con delle tecniche e dei metodi che derivano dalla biologia, che hanno a che fare con la biologia, ma anche con la matematica e la statistica, perché c'è una parte di necessaria valutazione, quindi di valutazione, di test, e quindi una parte matematica, per cui è molto importante che ci sia anche una, da parte vostra sappiate che c'è questa parte importante, perché tra la dimensione di sapere sull'uomo e questa dimensione e questi metodi interagiscono con dei metodi più rigorosi. Ma in un dialogo tra queste due dimensioni, perché anche i metodi rigorosi e quantitativi devono ritornare poi sulle domande sull'uomo e sulla cura poi dell'uomo. Allora, un percorso di psicologia della triennale è un percorso che integra, dimensioni che hanno a che fare anche con la filosofia, con dimensioni che hanno a che fare con le scienze esatte come la biologia, come la psicometria, cioè la statistica, aspetti matematici, come le tecnologie. Adesso ci sono dei saperi molto interessanti a un periodo di incontro, cioè come usare tecnologie, come per esempio Sirius Games, per aiutare, per creare un aiuto e un cambiamento delle persone. Allora, al centro c'è l'uomo, ma c'è un'interazione tra scienze e tecniche, tra materie umanistiche e alcune specifiche materie, scienze esatte. Allora, in maniera molto molto rapida vi faccio vedere, vi presento alcune slide. Spero poi che, diciamo, si facciate delle domande perché penso che ce ne saranno tante. Dunque, un attimo solo, condivido il mio schermo con voi. E forse non posso farlo, non mi è stato, non so se. Si vede, Ah, bene, grazie. E questo mi mancava, allora credevo non fosse benissimo. si vede. No, si vede. Perfetto, benissimo, grazie mille, grazie Santa. Allora, dicevo, il nostro corso di laurea in Scienze Tecniche Psicologiche si iscrive dei diversi corsi di laurea del Dipartimento di Studi Umanistici. Come vi dicevo, noi ci occupiamo, lo psicologo si occupa di salute, ma di salute psicologica, anche di salute fisica, perché molti disagi psicologici hanno delle ricadute, diciamo, sulla salute fisica delle persone, ed è un intreccio di dimensioni psicologiche con dimensioni biologiche, ma non solo, dimensioni anche psicometriche, di valutazione quantitativa e dimensioni del rapporto col sociale, perché noi studiamo e approfondiamo anche tutte le dimensioni che inducono il rapporto tra l'individuo e l'ambiente, tra l'individuo e i gruppi, tra l'individuo e le comunità. Allora, come si declinano allora questi saperi? In un corso di laurea di 3 anni è importante che voi sappiate che noi abbiamo alcuni esami di base, che quindi abbiamo anche degli esami che sono di contorno ma molto importanti, che possono andare da un esame di statistica o un esame di filosofia, ma sono, diciamo, degli esami che servono a dare un contributo nell'interazione con la psicologia. I settori della psicologia sono 8, questi 8 che voi vedete. Lo 01, che si chiama psicologia generale e che si occupa di vedere come funziona la mente nei processi della percezione, dell'attenzione, della memoria, dell'intelligenza o dei tipi di personalità, e quindi si è occupato di descrivere, distinguere, approfondire questi livelli di funzionamento della mente. Poi qui abbiamo un secondo ambito, settore, che è la psicobiologia, che è uno di quelli che qui vi dicevo, che si intreccia con delle scienze esatte, cioè gli aspetti che riguardano il funzionamento del cervello, il funzionamento del sistema nervoso, e quindi però fa vedere in particolare, ha bisogno di avere alla base conoscenze biologiche, di biologia, provenienza dal liceo, per farle interagire con delle dimensioni che riguardano la biologia e il funzionamento biologico e la fisiologia del cervello e del suo funzionamento.
La terza area è la psicometria, quella che invece, come vi dicevo, ha bisogno della matematica. Allora c'è un esame di statistica come un esame complementare a questa formazione. Però a che cosa serve la statistica? A vedere dei metodi esatti, delle metodi precisi di misurazione di variabili psicologiche per fare agire quello che ci appassiona di tipo qualitativo sull'uomo, la dimensione di conoscenza dell'uomo, con delle dimensioni delle scienze esatte. E questo dialogo fa parte proprio del dialogo che fa lo psicologo. Anche usare un test non è avere un numero, ma avere un numero per dargli senso e per dialogare con esso e per capire meglio quello che capiamo nel colloquio e nell'ascolto. E quindi quella curiosità che uno va per l'umano, come immagino in voi, deve diventare arricchita di tutti questi metodi, di questi metodi che fanno la professionalità di uno psicologo. Poi abbiamo la psicologia dello sviluppo, che vede l'età evolutiva, l'evolversi di tutte le caratteristiche della psiche, da quelle della coscienza, del funzionamento, a quelle di funzionamento intellettivo, intellettuale, quelle di tutte le modalità di funzionamento che si strutturano nel corso dello sviluppo e grazie all'educazione, cioè nel senso grazie all'interazione. Che non è la buona educazione. Una buona educazione è un'educazione che aiuta lo sviluppo delle caratteristiche individuali della persona, dalla nascita alla vita adulta, anzi nel corso di tutto il ciclo di vita. La psicologia sociale si occupa invece delle dimensioni psicologiche che sottendono tutte le interazioni nei contesti sociali, dalla famiglia al gruppo, alle comunità, alla macro. Livelli sociali, quindi alle masse, a dimensioni quindi psicologiche che ci spiegano come in realtà poi l'individuo cresca e si sviluppa all'interno di legami sociali che determinano, da un lato quindi ci sono dimensioni biologiche, interne, individuali, che interagiscono con quelle sociali fin dalla nascita. Poi abbiamo i contesti della psicologia del lavoro e delle organizzazioni, che sono, diciamo, dimensioni approfondite con specifico riferimento a tutte le dinamiche di lavoro. La nostra vita quotidiana è costantemente, ormai nella vita adulta, è caratterizzata in maniera centrale la vita quotidiana, ma anche l'identità di una persona ha a che fare con quello che fa nel suo lavoro, con l'organizzazione e quindi con le relazioni che instaura nei luoghi di lavoro, nelle istituzioni, nei diversi contesti. E quindi la psicologia del lavoro cerca di migliorare la qualità della vita, la salute psicologica, le condizioni di funzionamento e evitare la psicopatologia, lo stress. E poi abbiamo le aree della dinamica e della clinica. La psicologia dinamica è l'ambito della psicologia che ha di derivazione psicoanalitica. Freud è, diciamo, il fondatore di questa prospettiva, che però appunto fin dalle origini ha descritto la mente in termini dinamici, come veramente con un modo di pensarlo in termini di interazione tra forze, di conflitto e di movimento psichico per cercare un equilibrio, ma anche per trovarne di nuovi. La psicologia clinica poi è l'ambito applicativo della cura. Il discorso è, quindi in fondo tutte le altre prospettive cercano di cioè, servono a vedere, possono servire a essere rivolte alla cura dell'individuo nei diversi contesti, e quindi nella prospettiva psicodinamica, ma anche rispetto al lavoro, alle dinamiche sociali, eccetera. Quindi la professione dello psicologo può poi declinarsi in tanti contesti. Questi disegnini sono, diciamo, molto carini. Vedete, prima di questo è un po' come sbrogliare le linee per comprendere il funzionamento del cervello, no? Cercare di capire tutti questi fili di tanti colori che hanno a che fare con dimensioni affettive, emozionali, ma anche relazionali, intellettive, cognitive. Poi qui c'è un secondo disegnino che invece ha più a che fare con una rappresentazione più classica, ma che rimane centrale sempre, cioè quella di una cura, e di una cura in particolare psicanalitica, scusatemi, con quindi un lettino e quindi la psicologia dinamica. Poi abbiamo un'idea delle le relazioni degli uomini nei contesti e quindi nelle città, nelle comunità, nelle relazioni. Vedete, qui abbiamo relazioni duali di individui, coppie, famiglie, madre e bambino, oppure gruppi più grandi. Cioè e infine qui viene riportato, no, in qualche maniera l'idea di una interazione di gruppo. La psicologia non si occupa solo di interventi dell'individuo, ma ci vuole il modello che poi è il modello psicodinamico individuale, ma anche di gruppi, di interventi di gruppo. Questa è la nostra sede.
Il corso di laurea in psicologia è nel chiostro di cui parlava il professore Mazzucchi e la professoressa Piscitelli, il chiostro di Via Porta di Massa, che è un posto veramente di incontro di molti studenti, sempre. Questo luogo adesso è preso, ma è pieno sempre di ragazzi. Ed è questa una cosa molto bella, perché poi, diciamo, veramente c'è questa dimensione un po' sotto nelle terrazze ricoperte, oltre negli interni, naturalmente. Un ultimo punto, sarò brevissima, mi fermo, io sarò molto lieta di rispondere insieme alla professoressa Parrello e alla professoressa Caso a tutte le vostre domande, ma volevo dare qualche elemento. Noi ogni anno si iscrivono a psicologia 400 studenti, quindi c'è un test d'ingresso e che cosa io vi ho detto prima, vi ho accennato alle dimensioni importanti nella teoria psicologica, che sono dimensioni che hanno a che fare da un lato con la cultura umanistica, con la cultura, quindi della letteratura o della filosofia, e quindi che sono importanti nella vostra formazione, è proprio per crearvi quella possibilità dell'ascolto, della complessità delle teorie di riferimento del nostro orizzonte, ma anche, e quindi nelle aree del test anche d'ingresso c'è la parte della lingua italiana, ma anche dall'altra parte i metodi e le tecniche, ci sono delle dimensioni logico-matematiche, quindi delle prove che riguardano, diciamo, la logica e cioè l'utilizzazione della logica e, come dicevo prima, le scienze umane e sociali, ma anche le scienze biologiche. Vedete, cioè, ci sono le scienze umane e le scienze esatte, perché serve conoscere, di avere delle acquisizioni di dimensioni biologiche o matematiche, diciamo di base dal liceo, naturalmente, per l'accesso, perché servono dopo. E naturalmente c'è una prova di lingua straniera e di inglese che in qualche maniera è poi superabile con un livello B1 di inglese. A fine luglio, in genere a luglio, c'è il bando per la domanda di accesso. E in bocca al lupo a tutti, ma non esitate ora a farci tutte quante le domande. Appena termineremo, io darò la parola alla professoressa Caso, che insegna nello step successivo, cioè nella laurea magistrale, nei 2 anni successivi. Queste sono le mail della professoressa Santa Parrello, del professore Sommantico e diciamo anche il mio, se potesse servire, ma come diceva la professoressa Piscita, c'è tutto un servizio a cui voi potete rivolgervi e per ritornare anche da noi. E questo concludo con la psi, che è la psi di psicologia, della psicologia. Grazie e lascio la parola ai miei colleghi per il proseguimento, ma ci vedremo tra poco tutti quanti per le vostre domande, che spero siano numerose e diciamo per volentieri avere, diciamo, degli approfondimenti, dei chiarimenti. Grazie alla professoressa Azzurro. Ascoltiamo adesso la professoressa Caso. Buonasera a tutti, non so se mi vedete. Sì, a Eccomi. posto. Allora, anche io anzitutto voglio ringraziare la professoressa Piscitelli, il direttore, le colleghe che mi hanno preceduto per l'opportunità di presentare il nostro corso di studio a tutti voi studenti. So che ci sono anche altri, oltre voi, presenti qui sulla piattaforma Teams, anche collegati su YouTube, quindi davvero una platea, diciamo, di tanti giovani ragazzi che magari ambiscono a venire ai nostri corsi di laurea perché hanno visto lo psicologo in tante nuove serie, no? So che molti di voi utilizzate ormai queste piattaforme dove il ruolo dello psicologo viene spesso rappresentato, non sempre in maniera positiva. Già la professoressa Azzurro vi ha, diciamo, inquadrato quelle che sono le principali materie che si studiano all'interno della triennale. Il percorso poi dello psicologo prosegue con altri 2 anni di, appunto, corso di laurea magistrale. Il nostro corso di laurea magistrale è unico, si chiama appunto psicologia, forma un profilo di psicologo. Che ha competenze a parte teoriche, ma sicuramente metodologiche e di intervento. Io ho preparato delle slide, come anche ha fatto la professoressa Azzurro, però ho anche a disposizione un piccolo e breve filmato che è stato realizzato proprio per pubblicizzare al meglio il nostro corso di laurea, perché sappiamo che voi giovani siete molto interattivi, amate anche queste modalità di fruizione. E quindi volevo, se riesco, spero di sì, a condividervi questo video in cui ci sono 3 colleghi del corso di laurea che spiegano al meglio il funzionamento del corso stesso. Allora, un attimo solo che ve lo condivido.
Ok, si vede. Si vede, però devo condividere l'audio. Vediamo se ci riesco. Lo sentite l'audio? No. Scusate perché bisogna farlo velocemente, faccio subito, riprovo. Appena Professoressa, in si fase di attiva la condivisione deve fleggare su condividi con audio. sì, appena faccio l'operazione, ha ragione. Non l'ho fatto velocemente, ripeto. Ci tengo a farvelo vedere perché davvero. Però non mi compare. Dove? Eccola qua. Studiare psicologia è molto bello, affascinante. Una forte spinta a porsi in una relazione di aiuto, di supporto, di sostegno, di trattamento di altre persone. Il volerlo fare da psicologi è il volerlo fare con competenza, con professionalità, con metodologie, con metodi e strumenti. La curiosità di conoscere meglio la mente umana, conoscere se stessi, conoscere gli altri e soprattutto diventare più capaci di gestire le relazioni in un mondo che diventa sempre più complesso. E scegliere il corso di laurea magistrale significa già cominciare a indirizzare il proprio percorso di studio, che diventerà assolutamente un percorso anche di pratica professionale. Professionale competente all'interno delle istituzioni sanitarie, degli ospedali, dei tribunali, dei servizi giudiziari, delle perizie, della prevenzione, del lavoro nella scuola con il supporto, sostegno, trattamento e clinica di bambini portatori di disagio, ma ancor di più per la prevenzione del disagio, del bullismo, della violenza, violenza cyber, violenza multimediale, ma violenza anche nelle relazioni della vita di coppia e della vita relazionale. Perché Napoli è una città ricca e complessa e quindi già venire a Napoli è un'esperienza di vita. È una città molto adatta a dei giovani che vogliono vivere qui delle esperienze intense. E la psicologia svolge anche il suo ruolo in questo processo di rinnovamento della città, perché. La nostra università, lo dico con orgoglio, è molto radicata all'interno del tessuto cittadino in termini di tirocini, di esperienze pratiche, di lavori di gruppo, di una serie di esperienze che portano alla riflessione, elaborazione e maturazione su quelli che sono gli eventi della società contemporanea. Tutta una serie di prospettive lavorative, dallo studio del cervello, del funzionamento fisiologico appunto della mente, allo studio dei fenomeni sociali più complessi, allo studio delle organizzazioni del lavoro, allo sviluppo del bambino dalla primissima infanzia fino all'età adolescenziale, fino ovviamente a quello che è invece il settore più classico della psicologia, che è quello del trattamento, dell'intervento rivolto a persone che presentano una sofferenza di tipo psicologico. In contesti della psicologia clinica e di comunità e in contesti, per esempio, della psicologia dello sviluppo, dei processi evolutivi. Pensiamo ad esempio all'importanza e all'esigenza sempre più avvertita degli psicologi che lavorano in ambito scolastico. Nei casi in cui vi possono essere dei disturbi, dei processi dell'apprendimento o anche del sostegno sulle metodologie di insegnamento. Parliamo di psicologi che lavorano all'interno di organizzazioni che si occupano di promozione della salute e del benessere, così come psicologi che lavorano all'interno di organizzazioni lavorative. Trovano posto insegnamenti di psicodiagnostica, di psicometria, di metodologie come il colloquio clinico e anche di neuroscienze. Un altro problema
corso invece è molto orientato a dare degli interventi in ambito clinico o nei contesti di comunità, nelle case famiglie, ad esempio. Psicologi che lavorano nell'ambito del marketing, della promozione di immagini, nell'organizzazione, pianificatori. Il percorso mi ha permesso di avere una formazione multidisciplinare che potesse applicare le mie conoscenze di psicologia anche ad altri ambiti, come in questo caso l'informatica. È un po' una sfida culturale che noi, in particolare come Federico II, stiamo cercando anche di portare avanti in questi anni, e cioè quello di allargare sempre di più le potenzialità della psicologia in rapporto alla società in cui si vive. Ho sempre avuto molto supporto da parte dei professori, da parte di altri studenti, ho avuto molte risorse di ogni tipo tecnologico, dell'ambito della ricerca, ho potuto consultare molte riviste internazionali, ho avuto supporto per quanto riguarda la lingua, ho imparato molto bene l'inglese, c'è stato anche un gruppo che abbiamo formato tra noi studenti per poterci aiutare. È stata un'esperienza a tutto tondo essere studente della Federico II ed è stato veramente molto formativo per me come percorso. Questo era il video, per questo ci tenevo tanto a farvelo vedere, perché appunto dalle immagini che sono appunto apparse sui vostri schermi avete potuto vedere anche il nostro bellissimo dipartimento, le aule storiche, perché siamo appunto in un contesto al centro storico, con l'aula che avete visto con tutte quelle sedie, un'aula che si usa nella triennale, nei corsi di laurea appunto della triennale. Poi c'era il laboratorio multimediale, insomma era un mio obiettivo anche di farvi entrare negli spazi, sebbene adesso siamo in questa dimensione dell'online. E poi anche il contributo di quella studentessa, ex studentessa appunto della nostra magistrale, che ha vinto un dottorato all'estero, come tanti nostri studenti che in seguito alla formazione presso il nostro corso di laurea riescono a trovare, diciamo, collocazioni sia nell'ambito della ricerca, ma nell'ambito dell'intervento, l'ambito clinico, insomma. Penso che il video sia stato abbastanza esplicativo, però come già hanno detto anche le mie colleghe, sono disponibile per ulteriori domande, sebbene so che la maggioranza di voi sono studenti del liceo, per cui c'è prima da affrontare il percorso triennale e poi fare la scelta, insomma, della magistrale. Era questo video per darvi un po' un'idea di quello che si può fare poi successivamente al percorso triennale. Grazie alla professoressa Caso anche per la sintesi ed effettivamente anche per come dire, il video che ci ha consentito di provare a entrare, anche se virtualmente ancora, ahimè, negli spazi reali, no? Che poi ospitano le nostre attività formative. La dottoressa Chianese ci ha già segnalato sulla chat una serie di domande che provengono da YouTube, quindi direi cominciamo a rispondere a queste domande e se poi invece ci sono studenti che vogliono aggiungerne qui, siamo diciamo saranno i benvenuti. Alcune riguardano i test d'ingresso. Alessia chiede se quest'anno è confermato il test d'ingresso, le riunisco un po' queste sui test e passo poi la parola alla professoressa Azzurro. Se è confermato il test, quindi se non si procederà come l'anno scorso per voto di maturità, e anche se ci sono argomenti specifici da studiare per questo test. Allora, sì, il test d'ingresso solamente l'anno scorso, no? Non è stato fatto nel primo anno di lockdown praticamente. Noi pensiamo che si dovrebbe, cioè quindi la normalità è che ci sia un test d'ingresso,
E quindi è per questo motivo che io vi ho presentato le materie, no? Le materie che sono materie però da una normale scuola superiore, cioè quindi di base, cioè fanno molto riferimento a quello che voi fate nei programmi di liceo, eh? Cioè quindi le conoscenze di lingua italiana o di conoscenze, abbiamo visto insieme, di tipo anche delle domande di biologia, logiche, matematiche o biologiche, ma che sono corrispondenti in particolare a quello che si fa in un liceo, in una scuola superiore. Probabilmente si faranno, salvo chiaramente, purtroppo noi in tutte le cose della nostra società ora stiamo proseguendo un pochino giorno per giorno, è chiaro che se rimarremo, speriamo di no, in zona rossa non potremo fare i test, perché i test, come potete comprendere, sono dei luoghi in cui arrivano tanti studenti, possono essere 1000 studenti, insomma. Allora in genere noi usiamo delle aule che si trovano a Monte Sant'Angelo, a Via Cinzia, dove c'è un'enorme aula che si chiama Quadrilatero, in cui possono entrare 1000 persone. È evidente che in tempi di Covid una cosa del genere non si può fare. Quindi considerate che, diciamo, seguite sul sito, perché sarete aggiornati. Sarà mia attenzione farvi immediatamente sapere appena le cose si chiariranno. Penso che potremo avere, per quando farete la domanda, senz'altro potete sapere, perché vi farete la domanda a luglio, diciamo, e la prova però è settembre, quindi, diciamo, come dire, avrete comunque il tempo per, diciamo, saperlo, sapere che c'è il test d'ingresso e organizzarvi. Sì, poi le altre domande sono: se nel corso triennale sono previsti insegnamenti come sociologia e antropologia, ed anche se il percorso di psicologia è idoneo a continuare, io direi a completare, gli studi per l'ambito forense. Allora, sicuramente, allora, effettivamente io vi ho detto le principali, ma noi abbiamo un esame sempre nel percorso di studi, oltre ad avere un esame, ad esempio, di filosofia morale, ma abbiamo un esame di sociologia, che ha proprio questo titolo specifico, scienza, tecnologia e società, è nel senso che proprio a indicare, vedete, c'è il rapporto tra le scienze esatte, l'uso della tecnologia e le problematiche sociali, quindi c'è l'antropologia anche, questo è anche importante. Allora, l'antropologia è studiata perché chiaramente è un'altra scienza dell'uomo, come io vi dicevo, diciamo, noi la psicologia dialoga con le altre scienze umane. Nel Dipartimento di Studi Umanistici è insegnato, c'è un insegnamento, diciamo, c'è più di un insegnamento, diciamo, di antropologia, e diciamo chi lo desidera può sceglierlo, come appunto in ogni percorso di studi c'è un esame a scelta, e gli esami a scelta sono, per esempio, possono essere di quelli di tipo antropologico, proprio perché l'esame a scelta è interessante, perché c'è chi può volerlo scegliere di antropologia o chi magari di un'altra area umanistica di approfondimento, e questa è una ricchezza. Senz'altro molti scelgono di fare l'esame di antropologia perché naturalmente serve a capire l'uomo, la sua psiche, le dimensioni culturali, le dimensioni sociali del contesto e così via. Per quanto riguarda, certo, l'uso in ambito forense e fa parte, quando io vi parlavo prima di valutazione, no? Per usare in ambito forense significa usare dei test, per esempio dei test o il colloquio, per verificare una serie di variabili in ambito forense, che non sono solo quelle lì delle gravi forme di disadattamento sociale, ma anche, per esempio, in ambito forense sono quelle che riguardano, per esempio, le procedure legate alla separazione, al divorzio, o anche, per esempio, tutte le forme di integrazione delle relazioni familiari, come l'affidamento familiare, l'adozione e così via. Quindi non immaginate solamente quelle che sono nell'ambito del penale, no? Ma in tutte le forme. Sicuramente l'ambito forense è un ambito specifico, ma è uno degli ambiti, senz'altro è uno degli ambiti possibili. Naturalmente in quel caso vanno integrate, e cioè è una cosa che sicuramente vi dà tutte le conoscenze di base, cioè la triennale e la magistrale. Poi, diciamo, si fa in questo caso, per esempio, un master di approfondimento, perché c'è tutta un'interfaccia giuridico che naturalmente non può essere insegnato adesso in psicologia. Cioè, lui chiaramente significa che bisogna conoscere poi delle leggi specifiche che riguardano le procedure penali, per esempio, no? Perché oppure le procedure di intervento, per esempio, in diritto di famiglia. Ma sono dei piccoli perfezionamenti, perché è chiaro che ogni laurea, no, poi necessita di quelle che poi sono dei percorsi successivi di perfezionamento finale, e quindi in ambito forense dovrete andare a vedere quegli specifici aspetti. Però
avrete cioè, dal primo anno all'ultimo, dove si fa la diagnostica, avete tutti gli strumenti, soltanto dovete aggiungere quello specifico, chiaramente, che è proprio la legislazione, che è evidente, o per esempio qualche specifico intreccio tra la nostra disciplina e la legislazione, che come potete ben comprendere non può essere data nel percorso dei 5 anni, perché è uno dei percorsi possibili, è uno dei destini o dei desideri formativi. Spero di aver risposto. Intervenire un attimo anche io, certo, Maria. Prego. Poi ci sono altre domande che vi leggo. Prego. Questo, il nostro percorso triennale, di cui la professoressa Azzurro è coordinatrice, è un percorso generalista, perché come la professoressa vi indicava, voi vedrete tutti i settori della psicologia, quindi magari adesso avete un'idea, una rappresentazione anche dello psicologo, leggendo un po' le vostre domande, che viene anche da tutto ciò che ci circonda, quindi torna questo tema del criminologo, del sessuologo, però studiando i diversi insegnamenti che la professoressa Azzurro vi ha presentato, e diverse discipline, vedrete che magari orienterete poi il vostro percorso nella magistrale in maniera più specifica, più orientata, perché entrerete davvero nella disciplina psicologica e non solo su quello che è un po' un comune sentito dire, una rappresentazione collettiva dell'idea dello psicologo. Comunque, ecco, al quinto anno, per esempio, cioè si fa quindi una parte specificamente diagnostica, che quindi prende tutti gli aspetti di normalità e patologia, perché nel nostro campo naturalmente anche i comportamenti, diciamo, devianti, no? Naturalmente rientrano nel campo della disfunzionalità, e di conseguenza la diagnosi parte sempre dall'esaminare quelli che sono i fattori di rischio e quelle che sono le risorse, e quindi una valutazione attenta, che però deve prendere le componenti, no? Quelle che riguardano lo sviluppo della persona, le componenti che riguardano la psicometria, la valutazione, messe insieme nella diagnosi. Per questo la diagnosi è al quinto anno, perché è un momento in cui si intreccia, e così allora potremo anche rispondere forse a una domanda: perché esistono diciamo i crimini, perché esiste l'ambito forense, perché esiste la devianza, ma anche come prevenirla. Però cioè la cosa importante è che noi facciamo una diagnosi pure per prevenire la devianza, non solo per cercare di spiegarci oppure di capire la mente criminale, diciamo, in ambito forense, ma anche per fare in modo che non ci sia. Questa è la cosa, forse la sfida più grande, ragazzi, anche se colpisce di più l'immaginario, la deviazione, l'anomalia, ma in realtà la cosa più difficile di tutte è che non fare in modo che non ci sia. Cioè quello è prevenirlo a un livello più ampio. Questa è la sfida più importante. Vabbè, magari ne riparliamo quando ci rincontriamo tutti insieme, anche con le professoresse sono qua. Allora, ci sono tantissime domande, provo un po' a raggrupparle. Una è specifica, e cioè se sarà possibile visitare poi il dipartimento dal vivo. Credo che non possiamo rispondere in questo momento, perché dipenderà da tutta una serie di condizioni legate all'emergenza. Le altre domande riguardano appunto degli aspetti di professionalità specifica, come quella del criminologo o del sessuologo, e ovviamente la psicologia può dare delle basi, ma questi sono percorsi successivi di approfondimento, perché, come vi spiegava la professoressa Azzurro, sono necessarie delle basi per poi potersi specializzare in ambiti sicuramente complessi. Vado un po' veloce per i tempi. Un altro gruppo di domande torna alla questione del test d'ingresso, cioè se ci sono libri per potersi preparare adeguatamente, o se si dovesse tornare ad utilizzare solo il voto di maturità, che voto si dovrebbe prendere in considerazione. Professoressa Azzurro, vuole rispondere lei? Allora, se si farà il test d'ingresso, il test come è probabile, perché c'è stato negli ultimi anni, sarà su materie, cioè come dire, per cui una buona formazione di scuola superiore vi consentirà di farlo. Stiamo parlando di ingresso, per cui vi ho già mostrato, no? le competenze di lingua italiana, le competenze di logico-matematica, c'è una prova di lingua, una breve prova di lingua, c'è una parte che riguarda le discipline di scienze umane, quelle che si studiano al liceo. Quindi, vi posso garantire, non ci sarà alcuna domanda che richiede, perché il resto dobbiamo vederlo dopo. Quindi da questo punto di vista, spero che possiate... Tenete presente che i dipartimenti sono
quando si aprono sono luoghi pubblici, di conseguenza sono aperti, anzi a venire a visitare, speriamo che potremo presto farlo, quindi cioè, non c'è bisogno di un, anzi sono fatti per essere visitati, sono fatti anche per andare ad ascoltare delle lezioni prima ancora di iscriversi, spero tanto che voi lo possiate fare, appena, anzi cercheremo, forse un modo che si potrebbe fare è comunicarvi magari alle vostre scuole, quando riapro i dipartimenti, quando io farò lezioni fino a maggio, se promettiamo che vi facciamo sapere se sono aperti, perché se volete, chi vuole viene, basta un giorno, si affaccia, entra, si siede e ascolta. Qualche anno fa è già successo, ogni tanto accapitava, io faccio lezione proprio in questo semestre, cioè, ci stava un gruppetto di ragazzi e si mettevano in prima fila di lato e dicevo buongiorno, salve, io forse l'anno prossimo voglio stare qua, sono venuta a vedervi, è una cosa molto carina, ma dobbiamo continuare a farla, quindi non vi preoccupate, potrete venire. Non ricordo l'altra domanda. Allora, aggiungo io brevemente che per prepararsi, come dicevi tu, è sufficiente una buona preparazione dell'ultimo anno delle scuole superiori, ma può essere utile anche utilizzare i manuali in commercio, diciamo del tipo Alfa Test, ma insomma simili, semplicemente per acquisire una, diciamo, mentalità rispetto al tipo di domande, che so, i quesiti di logica che di solito a scuola si utilizzano poco. Invece in questi manuali sono, come dire, consentono appunto di acquisire dimestichezza col tipo di domanda, quindi anche questi manuali possono andar bene. C'erano delle altre domande relative ai passaggi, cioè se vengo da sociologia e aspetti altre questioni simili, però sono, come dire, sicuramente per accedere a una magistrale di psicologia sono necessari dei crediti specifici di psicologia e comunque per i passaggi da un corso di studi all'altro c'è una specifica commissione che fa le sue valutazioni, però solo dopo l'iscrizione, altrimenti ovviamente lavorerebbe diciamo senza. Se si poteva iscrivere alla magistrale in psicologia venendo da sociologia, bisogna aver maturato 88 CFU in psicologia, per cui è difficile che in altri corsi di laurea si è raggiunto questo numero di CFU, però non è escluso. Questo tipo di domande dove sono quelle proprio che poi ognuno caso per caso deve porre alla commissione di cui parlava la professoressa Parrello, cioè quindi vedere caso per caso cosa è necessario integrare, e in che modo farlo e poi chiaramente regolarsi soggettivamente le proprie scelte. Ultima domanda, così diamo un'informazione utile a tutti: dove esce il bando? Dove si trova? Sul sito dell'Università Federico II troverete il bando, diciamo dalla metà di luglio in poi di solito, ed è possibile fare una domanda online, eventualmente anche specificando disturbi dell'apprendimento, delle, diciamo, specifiche caratteristiche che consentono di usufruire di strumenti dispensativi, compensativi. Magari di questo poi vi parlerà meglio la professoressa Striano, perché la Federico II ha un servizio specifico che è il Sinapsi, che si occupa anche di questi aspetti. Questo è solo un pezzettino, però anche di questi aspetti. Scusami, intervengo, c'è una mano alzata, forse c'è qualche domanda dal vivo di qualche ragazzo che è nella stanza, quindi proprio questi che stanno che si sono iscritti non li dobbiamo trascurare, vogliamo vedere. Dottoressa, come possiamo far entrare con la voce lo studente che ha la mano alzata? Penso possa. Anch'io cercavo la manina dove fosse, non riuscivo. Dottoressa Chianese. Semplicemente devono attivare il microfono e porre la domanda. Ecco, perché c'è una mano alzata, facciamolo parlare. Due, c'è Francesca Silvestri e Viola Ruffo. Buongiorno, mi sentite? Sì, buongiorno. Prego. No, volevo chiedere sempre la domanda che ha fatto anche l'altra ragazza su YouTube, se si dovesse prendere in considerazione il voto all'esame di Stato, quale dovrebbe essere il voto più o meno? Grazie. No. Sì, in questi casi, allora, con l'esame di Stato dipende dalla valutazione, quando si fa sull'esame di Stato è semplicemente i primi 400 voti. E quindi purtroppo non si può dire cosa si prende in considerazione, cioè nel senso che non è una cosa per cui chi prima arriva, no, tutti comparativo. E poi sono messi in una graduatoria a seconda del voto e quindi dipende dagli altri, non si può fare nessuna non si può predire niente, non c'è nessun valore predittivo.
Assolutamente. Quindi, Semplicemente voti più alti, quindi. certo, cioè nel senso che si mette nell'ordine i primi 400 voti e poi naturalmente le persone fanno delle domande, ci possono essere gli scorrimenti in graduatoria perché una persona è giusto che voi facciate più di una domanda, no? Per provare, quindi magari le persone possono provare a entrare in due cose e poi quindi si può liberare dei posti e scorrono le graduatorie, però il voto più alto, che poi è l'unico sistema. Cioè, posto se in fondo a fare anche la prova è giusto mostrare quello che uno sa fare, quindi l'integrazione è giusta anche se faticosa, però l'altro sistema più giusto è quello, l'unico meritocratico possibile in una situazione di distanza, no? C'è il voto di maturità, che è l'unico possibile al di là della, cioè, nella realtà delle cose e prendere chi è andato meglio nel voto di maturità, non c'è altra. Poi Quindi si spera che. dipenderà quell'anno da Grazie questa mille. domanda. Invece Viola Ruffo, prego. Buongiorno, mi Buongiorno. sentite? Sì. Mi chiedevo se fosse possibile visionare i test d'ingresso degli anni passati. No, questo diciamo per tutta una serie di motivi l'Ateneo ritiene di non pubblicare i test, diciamo i vecchi test, specifica semplicemente le aree e le aree contengono ciascuna 10 quesiti, quindi in totale i quesiti sono 100 delle aree. Diciamo che vi abbiamo mostrato, però diciamo per motivi chiamiamoli tecnico-amministrativi, l'Ateneo ha fatto sempre questa scelta. Scusatemi se posso fare un'ultima domanda, non mi dispiace. Volevo chiedere, ma non è neanche, cioè non esistono, non sono specificati Non la degli sento. argomenti in particolare, oltre alle macro aree, intendo un po' più L'ho già specifici. dette, l'ho mostrate, forse posso mostrarle, io non so le No, quattro. intendo oltre alle macro aree che ci avete presentato di logica matematica, italiano, intendo proprio Ah, degli degli argomenti più esempi. specifici, Allora, soprattutto per quanto riguarda le scienze. glieli possiamo fare. Per esempio, nella lingua italiana ci sono domande che riguardano in maniera specifica, la sintassi, la semantica, ma anche la comprensione del testo. Ci sono brani, diciamo, di comprensione del testo con delle domande associate. Nell'area delle scienze umane e sociali ci sono spesso domande di filosofia, di storia, di sociologia. E quindi, come dire, gli argomenti sono esattamente connessi, come dire, a quella cornice, che è data dall'area. Quindi, è in questo senso che, oppure nell'area logico-matematica, quello a cui si è un po' meno abituati sono proprio i quesiti di logica, perché a scuola appunto se ne fanno, si affronta un po' di meno e poi c'è un livello di matematica, dell'ultimo anno delle superiori, ma comune a tutti gli indirizzi, grosso modo. Quindi non so se questo l'aiuta un po'. Bene. E ci sono anche domande in inglese relative al livello B1. No, B1. Abbiamo detto sono 10 domande preparate proprio dal nostro centro linguistico di Ateneo perché rispettino quel livello lì. Bene, grazie. Allora, io penso che abbiamo fatto una buona presentazione, gli studenti sono stati presenti, hanno fatto tante domande e comunque ricordiamo sempre agli studenti che tutti gli altri dubbi che hanno e che devono avere, che anzi noi li sproniamo ad avere, possono consultare anzitutto l'opus. Teresa, si è Hai silenziato il tuo chiuso? microfono. Non hai più il Si è microfono. silenziato il tuo microfono, se non ti sentivi. Ecco, Ecco, no, di nuovo. così la prima cosa, vabbè, si terranno informati sui test d'ingresso, ma contemporaneamente io li esorto continuamente a consultare l'opuscolo, perché attraverso di quello loro hanno una visione completa di quelli che sono gli esami, le diciture, le titolature e tutta la distribuzione. Dopodiché hanno i canali sui quali io insisto, il canale di informazione, lo sportello orientamento gestito dagli studenti e anche tutti i mezzi
di comunicazione che hanno per mettersi in contatto con noi direttamente, live chat e one to one. Quindi voi potete, ragazzi, continuare a consultarci e a porci tutti i vostri problemi, anche quelli che vi sembrano elementari. Io disturbo, io niente di meno, presento una domanda così semplice. Sì, perché su queste domande semplici noi cominciamo a costruire, sui vostri dubbi li dovete avere, perché altrimenti non possiamo, come dire, costruire nulla. Ci dovete interpellare continuamente, perché noi per questo facciamo queste giornate, queste aperture che sono dedicate a voi e di cui voi siete i protagonisti. E poi io voglio approfittare solo per dare una comunicazione che interessa un po' tutti i corsi di laurea. Noi presentiamo, come bene vi è chiaro, corsi triennali e corsi magistrali, però dalle domande che mi sono che sono state poste per questi specifici corsi di laurea, voglio approfittare per dire che noi possiamo sempre avere dei ripensamenti una volta che ci siamo iscritti a un corso di laurea triennale, o nel corso di laurea triennale capire che semmai ci interessa più un'altra branca. Allora, non solo possiamo, nell'ambito stesso della triennio, cambiare idea e poter cercare la possibilità, perché ci sono delle commissioni che accolgono le vostre domande e vi indirizzano. Ma poi soprattutto vi voglio dire che noi abbiamo 7 lauree triennali e 10 magistrali, ma non c'è, di solito c'è una corrispondenza tra triennale e magistrale, ma questa non è assolutamente univoca. Cioè, voi potete benissimo scegliere nel passaggio dalla triennale alla magistrale una magistrale che non sia proprio quella in linea. È vero che non ci sono dei crediti che dovete acquisire, ma li potete acquisire con degli esami extra, e poi ci saranno sempre delle commissioni che vi indirizzeranno. Quindi non temiamo che la scelta del primo anno sia determinante fino all'acquisizione del quinto anno. Ecco, questo, c'è una grande duttilità. Diciamo, Dipartimento di Studi Umanistici, possiamo sempre continuare, come dire, sopperire, fare dei crediti, fare degli esami extracurricolari. Cioè, ci sono tutte le commissioni che vi indirizzano. Scusate se ho preso questo piccolo spazio di tempo, ma le domande che sono state poste, il problema tra sociologia e psicologia, mi hanno indotto a fare questa precisazione che vale per tutti e che è molto importante. Allora, io penso che dici Daniela Caso, stavi parlando? Sì, Teresa, volevo aggiungere però una cosa, che nel caso dello psicologo non è proprio così, nel senso che il percorso si ritiene completo, no Marilia? Se i ragazzi svolgono tutti e 5 anni, perché solo in questo modo potranno poi fare il tirocinio post laurea che gli darà la possibilità di fare l'esame di Stato e diventare psicologo. Certo, tu puoi fare 3 anni e poi iscriverti ad un'altra magistrale, ma se si vuole ottenere, diciamo, quel titolo, quella professionalità, bisogna completare con una magistrale in psicologia, che può essere fatta anche in altri atenei, ovviamente. Tutte queste domande, vanno poste, perché poi ci sono le commissioni che vi danno le giuste risposte. Ponete domande, esprimete i vostri dubbi, perché a tutto c'è una risposta. Allora, ci sono, vedo 4 studenti che hanno alzato la mano, dobbiamo dargli appuntamento alla commissione e che verranno a chiederci. Credo che temo che forse ora non abbiamo il tempo, vogliamo ascoltare. Sì. Quali sono i tempi? Lo dico per allora, noi possiamo anche fare così. Noi adesso dobbiamo cedere il passo agli altri corsi, alle altre presentazioni. Comunque, già stasera, se siamo disponibili, se siete disponibili a restare, se ci sono spazi finali, noi possiamo riaprire a tutti quanti gli studenti le domande e le risposte. Adesso dobbiamo proseguire. È stato un dibattito molto interessante, vi ringraziamo tutti e ringraziamo gli studenti, ma adesso dobbiamo passare avanti. Però se c'è spazio, dopo apriamo le domande a spazio libero. Senz'altro rimango per rispondere a dopo, perché è giusto che diamo la parola a tutti, ragazzi, capite perfettamente. Ecco, va bene, allora più tardi. Io sono con voi, naturalmente. Grazie. Passiamo avanti con la presentazione. Adesso c'è la presentazione della Scuola Meridionale di Studi Superiori, che è la nostra collega Giovanna Daniela Merola. Buongiorno a tutti, sono veramente lieta, spero mi sentiate.
Perfetto. Io ti sento benissimo. Benissimo. Allora, buonasera a tutti, buonasera soprattutto ai ragazzi che sono qui con noi. Grazie alla professoressa Piscitelli per avermi consentito di parlare oggi in questo contesto. Mi presento, sono Giovanna Daniela Merola, insegno storia romana ed epigrafia latina presso il Dipartimento di Studi Umanistici, ma soprattutto qui ho il piacevole compito di presentarvi la Scuola Superiore Meridionale. Molto ci ha già detto il nostro direttore, il professore Mazzucchi, e quindi io tenterò semplicemente di aggiungere pochi particolari a quanto già il direttore ha detto riguardo questa istituzione che fa parte naturalmente dell'Università Federico II. Provo a condividere una breve presentazione e chiedo l'aiuto a tutti per confermarmi che le immagini siano visibili. Perfetto. Sì, sono visibili, tutto bene. Perché la scuola superiore, innanzitutto queste immagini è la splendida sede, una delle splendide sedi della Federico II, in modo particolare queste immagini che vedete sono di Largo San Marcellino, dove appunto c'è la sede della scuola superiore meridionale. Ma che cos'è la scuola superiore meridionale? Lo ha detto il professore Mazzucchi, è una scuola di alta formazione e ricerca all'interno della Università di Napoli Federico II. Fa parte del sistema nazionale delle scuole superiori. Naturalmente l'esempio più noto a tutti è la Normale di Pisa, ma non è l'unico esempio di scuola superiore. La Scuola Superiore Meridionale è una recente creazione, è stata fondata nel 2019 presso il nostro Ateneo. La sua sede, come vi dicevo, è questo splendido e Largo San Marcellino, che è una delle sedi storiche dell'Ateneo nel centro di Napoli, e la scuola superiore offre agli studenti una formazione di eccellenza, cioè offre un percorso di didattica integrativa che si affianca a quello dei corsi offerti dalla Federico II. Questo comporta, tra l'altro, che alla fine del percorso, oltre al diploma di laurea presso la Federico II, si ottiene anche un diploma di licenza della Scuola Superiore Meridionale che ha il valore di un master di secondo livello. Ma andiamo a vedere nello specifico. La Scuola Superiore Meridionale, come vi dicevo, mette a bando ogni anno 60 posti per gli allievi ordinari, cioè per studenti che sono iscritti alla Federico, a un qualsiasi corso di laurea, a un corso di laurea della Federico II e che intendono concorrere per entrare a far parte della Scuola Superiore Meridionale per una delle aree di ricerca che sono attivate. Le aree di ricerca sono qui elencate, sono anche visualizzate con questi esagoni. Come vedete, sono aree di ricerca sia di ambito umanistico che di ambito scientifico. Per quanto riguarda il Dipartimento di Studi Umanistici, tre sono i percorsi possibili: archeologia e culture del Mediterraneo antico, ricerca storica, conservazione e fruizione del patrimonio, Global History and Governance, testi, tradizioni e culture del libro. Naturalmente, non c'è una perfetta corrispondenza tra l'area di ricerca della Scuola Superiore Meridionale e il corso di laurea della Federico II. Al di là della scelta del corso di laurea della Federico II, si può decidere di approfondire alcuni argomenti, si può optare tra queste tre aree di ricerca, il che significa, in termini molto pratici, che per esempio un ragazzo iscritto a lettere classiche può decidere di approfondire l'aspetto archeologico e culturale, quindi ACMA, oppure può rivolgersi all'aspetto più prettamente storico, quindi optare per Global History, o invece optare per una soluzione più filologica e quindi optare per testi, tradizioni e culture del libro. In questo c'è una grande apertura, c'è una grande flessibilità ed è, a mio giudizio, un valore aggiunto della Scuola Superiore Meridionale. Naturalmente, lo dico più volte, gli allievi del corso ordinario della Scuola Superiore Meridionale devono iscriversi alla Federico II, quindi sono studenti della Federico II, seguono i corsi della Federico II, ma seguono anche i corsi interni della Scuola Superiore Meridionale. Certamente si chiede tanto a questi ragazzi, ma si dà loro anche tanto, da tanti punti di vista, cominciando da una serie di benefici, diciamo, molto pratici.
i ragazzi che superano il concorso e diventano allievi ordinari della SSM hanno vitto e alloggio gratuito presso le residenze della Scuola Superiore Meridionale. Non solo, ma sono godono dell'esenzione dalle tasse universitarie. Sono due aspetti, devo dire, non di poco conto. Non solo, ma gli allievi ordinari entrano a far parte di una comunità di studiosi fatta dagli studenti, non solo del loro corso di laurea, ma anche degli altri corsi di laurea, fatta dai dottorandi, dagli assegnisti di ricerca e dai docenti. Questo credo che sia forse l'aspetto più interessante dell'esperienza della SSM. Naturalmente significa attività integrative, significa tutoraggio, significa esercitazioni, corsi di laboratorio e seminari, significa un'interazione continua, costante e diretta coi docenti. È una vera e propria comunità. Come si accede alla scuola? Innanzitutto, abbiamo detto, si accede per concorso. Per poter partecipare al concorso bisogna però aver avuto una valutazione non inferiore agli 85 centesimi per il diploma al diploma di istruzione secondaria. Questo è un prerequisito. La prova consiste in realtà in due prove scritte e in due prove orali. Naturalmente lo scorso anno, causa pandemia, la prova scritta non è stato possibile realizzarla, quindi la selezione si è basata su una lettera motivazionale oltre che naturalmente sulle prove orali. Per quest'anno speriamo tutti fortemente che si possa tornare quanto prima alla normalità e si possano rimettere le prove scritte. Naturalmente su questo non possiamo ancora dire nulla, a breve però verrà pubblicato il bando, quindi prima dell'estate troverete nel sito della SSM il bando con queste precise indicazioni. Comunque, per chi vuole, nel sito della Scuola Superiore Meridionale già sono presenti anche le prove, o meglio le materie per l'accesso, che sono state stilate per la prova dello scorso anno. Una volta entrate nella scuola, naturalmente si chiede agli allievi ordinari di continuare a mantenere un percorso di eccellenza, quindi superare tutti gli esami dell'anno accademico entro il 30 settembre con una media che non sia mai inferiore, che non può scendere sotto i 27 trentesimi e comunque senza mai conseguire voti inferiori ai 24 trentesimi. Certamente è un impegno a cui però, ribadisco, corrispondono benefici materiali, ma soprattutto corrispondono benefici culturali e soprattutto la possibilità di entrare a far parte di una comunità di studiosi che è molto varia, molto ricca, molto aperta. Oggi cercherò di essere veramente molto breve, ma sono a disposizione per qualsiasi tipo di domanda. Naturalmente molte indicazioni ne trovate già nel sito della SSM, l'indirizzo lo vedete nella slide. Aggiungo tra l'altro che i 60 posti messi a concorso ogni anno sono per coloro che si iscrivono al primo anno della triennale, ma anche per coloro che si iscrivono al primo anno della laurea magistrale. Quindi le indicazioni che sto dando sono sicuramente per gli studenti della triennale, ma anche per chi si avvia al percorso di magistrale. Esistono poi degli indirizzi dedicati sia per domande di tipo amministrativo sia per domande relative alla didattica, anche queste li potete leggere nella slide. Ma naturalmente siamo a disposizione, al di là di tutto, costantemente per darvi informazioni, per fornirvi ulteriori notizie. Tra l'altro c'è anche la possibilità, qualora se lo vogliate, di poter interagire direttamente con alcuni dei nostri allievi in modo da porre a ragazzi più o meno della vostra età domande su che cos'è la scuola, come si vive nella scuola, perché poi si vive nella scuola, si vive in residenza, quindi si condividono gli spazi, si condividono le esperienze e probabilmente su questi aspetti dei coetanei, dei colleghi, degli studenti possono essere anche più chiari, più ricchi di notizie di quanto posso essere io. Vi ringrazio molto per l'attenzione e naturalmente restituisco la parola alla professoressa Piscitelli. Bene, ringraziamo la professoressa Merola per la presentazione di questo che è veramente un fiore all'occhiello per la Federico II. Se avete qualche domanda, subito dopo la presentazione della professoressa Maura Striano
della sinapsi, possiamo raccogliere gli interventi sia per gli interventi sulla scuola superiore di studi meridionali, scusate, sia per la presentazione della professoressa Merola, sia per la presentazione della professoressa Striano. Così raccogliamo gli interventi e vi invito sempre a porre domande. Come vedete, la professoressa vi ha dato anche il sito per consultare sul dipartimento e mettervi sempre in contatto con gli studenti frequentanti, perché questo è un approccio che voi dovete avere, perché tra di voi ponete domande, anche quelle domande semplici per le quali avete sempre timore. Ma adesso presentiamo la professoressa Striano e poi ritorniamo e raccogliamo gli interventi. Prego, professoressa Striano, per la sinapsi. Grazie, professoressa Piscitelli. Io rappresento il centro di Ateneo Sinapsi, che è il centro per l'inclusione attiva e partecipata degli studenti. Se dovessi dare una motivazione, no, per la nostra esistenza, direi che la motivazione è che la Federico II cerca di tenere sempre al centro dell'attenzione gli studenti, ha un'attenzione molto precisa a tutti i loro bisogni e quindi ha creato una struttura che consenta di supportare gli studenti dall'ingresso alla fine del loro percorso universitario. Noi siamo un centro che promuove l'inclusione. L'inclusione significa che le istituzioni si modificano e si trasformano a seconda di quelle che sono le richieste che vengono appunto da parte degli studenti. Per cui noi abbiamo diverse tipologie di richieste e siamo cresciuti negli anni articolando i nostri servizi in varie tipologie. Non so se vedete la condivisione dello schermo, la vedete adesso? La condivisione del mio schermo? Sì. Servizi per l'inclusione attiva e partecipata degli studenti sono di varia tipologia. Abbiamo i servizi per il successo formativo, che si rivolgono a tutti gli studenti dell'Ateneo e servono proprio a garantire agli studenti il massimo successo possibile, quindi aiutare gli studenti che magari si interrompono perché trovano delle difficoltà rispetto a un esame o sono disorientati perché magari si rendono conto che non hanno scelto il corso di laurea che fa per loro, o ancora che magari non riescono a gestire delle forti emozioni. In questo periodo, ad esempio, stiamo lavorando moltissimo con studenti che hanno evidenziato una particolare condizione di stress dovuta al fatto che moltissime attività non si fanno più in presenza ma si fanno online. Quindi noi accompagniamo e sosteniamo gli studenti con un team di psicologi e psicoterapeuti che attraverso attività individuali e di gruppo sostengono tutto il percorso degli studenti e garantiscono appunto il loro successo formativo. Poi abbiamo, come si diceva anche precedentemente quando abbiamo presentato il corso di laurea in psicologia, quindi la prova di accesso, abbiamo dei servizi che sono più specifici per studenti in condizioni di disabilità o studenti che presentano un disturbo specifico dell'apprendimento con una certificazione, perché per questi studenti già all'ingresso del percorso universitario, penso ad esempio ai corsi di laurea a numero chiuso, a numero programmato, che prevedono un test di accesso, psicologia, medicina, ce ne sono anche altri, noi creiamo le condizioni affinché questi studenti abbiano ad esempio strumenti adeguati oppure dei tempi aggiuntivi, tenendo conto di quelle che sono le indicazioni normative. Una volta che gli studenti si sono iscritti all'università, poi per ciascuno di loro disegniamo proprio su misura un percorso di tutorato personalizzato con l'ausilio di pedagogisti, psicologi e bioingegneri, che consente di aiutare e accompagnare gli studenti anno per anno a raggiungere appunto il conseguimento della laurea, ma anche poi ad affacciarsi sul mondo del lavoro. Questo perché? Perché noi offriamo un altro servizio che si attiva soprattutto appunto per gli studenti del penultimo o l'ultimo anno di corso universitario, che consentono di promuovere l'occupabilità degli studenti, quindi comprendere quali sono le loro risorse, comprendere cosa conoscono del mondo del lavoro, lavorare sulle loro fragilità e le loro potenzialità inespresse. Preparare un video curriculum che possono utilizzare e poi spendersi nel mondo del lavoro, simulare dei colloqui
per quanto riguarda appunto la selezione del personale. Quindi sono dei percorsi che aiutano gli studenti in uscita dal percorso di laurea ad affacciarsi sul mondo del lavoro e a capire anche come possono meglio posizionarsi in un progetto appunto occupazionale. Infine, noi abbiamo un servizio che è quello di antidiscriminazione e cultura delle differenze, che ci consente, come Federico II, di accogliere tutti gli studenti e di contrastare ogni forma di discriminazione, di stigma che può essere legata ad esempio all'orientamento sessuale, ma anche diciamo all'etnia o all'orientamento religioso, quindi qualsiasi condizione che in qualche modo potrebbe limitare i processi di partecipazione degli studenti all'università, perché in qualche modo gli studenti sono oggetto di discriminazione. E quindi facciamo un lavoro culturale anche in relazione molto spesso con le scuole del territorio e moltissime delle attività che noi facciamo sono anche attività di sensibilizzazione all'interno del contesto scolastico. È importante sottolineare che noi siamo a disposizione delle scuole e siamo a disposizione degli insegnanti e ovviamente appunto degli studenti, perché ci siamo resi conto che se uno studente ha un progetto di studio superiore, è bene che lo metta a fuoco già nell'ultimo anno, il penultimo anno di scuola superiore, cercando di capire quali sono le opportunità che sono offerte allo studente nel momento in cui presenta particolari necessità, bisogni, richieste. E quindi noi siamo a disposizione appunto di tutti gli insegnanti e di tutti gli studenti che vogliono rendersi conto di come saranno sostenuti e accompagnati nel loro percorso universitario. Se ci sono domande, naturalmente sono a vostra disposizione. Allora, ringraziamo la professoressa Striano per la presentazione di questo importante servizio, diciamo, questo importante percorso che noi abbiamo nella Federico II, che appunto, se possiamo togliere il video. Sì, la tolgo subito la slide. Sì, per questo importante percorso che noi mettiamo a disposizione degli studenti, e invito tutti gli studenti a porre domande su queste due presentazioni che abbiamo fatto, a cui ora abbiamo assistito, uno della scuola superiore meridionale e l'altro per la sinapsi. Per la scuola superiore meridionale avete sentito che c'è questa opportunità enorme, io l'ho definita fiore all'occhiello, no? Per la Federico II. Quindi vi invito a chiedere alla professoressa Merola quali sono i percorsi, come sono questi quiz, cioè cominciatevi a interessare fin da ora, curiosate, indagate che cosa è questa che sembra una cosa inaccessibile, no? Scuola superiore meridionale, no? Una cosa per pochi, no? E poi le possibilità sono aperte a tutti, naturalmente l'impegno è tanto, ma tutto il percorso della Federico II, tutti i corsi di laurea che vi accettano, vi seguono, vi proteggono, vi aiutano, comunque tutti i corsi di laurea sono caratterizzati da un forte grande impegno, siamo la Federico II, quindi noi tendiamo a formare individui duri, individui forti, individui che siano il sostegno della società. Comunque il percorso della scuola superiore meridionale è potenzialmente aperto a tutti. Allora interessatevi di quali sono le linee, quali sono le possibilità, che cosa significa fare questi test di accesso, partecipare a questo concorso. Ci sono ben 60 posti, sia pure per tutti i percorsi che apre la scuola, però insomma qualcuno di noi deve anche entrare, quindi perché autoescluderci fin dall'inizio? Assolutamente, quindi siate curiosi, anche se adesso vi sembra un percorso, dice ma io ero andata per sentire il dipartimento, che è questa scuola, una cosa da parte, no, fa parte, quindi chi può entrare è bene che entri, perché è un percorso a latere ma estremamente formativo, che richiede un passetto in più. Però noi tutti siamo capaci di fare un grande passo in più. E l'altro percorso che abbiamo presentato, quello della sinapsi, veramente è una riprova
di come la Federico II sia un luogo di formazione, un luogo di accoglienza per tutti, e tutti dobbiamo essere in grado di operare, di mettere, di percorrere le strade che sogniamo. Ecco, a tutti è aperta la strada della propria formazione e noi tutti siamo disposti ad accogliere, ad aiutare, a rafforzare. Perciò se adesso non avete domande immediate da porre per Sinapsi, a parte, io insisto sempre sui percorsi che mettiamo a vostra disposizione, gli studenti che hanno lo sportello informativo della dottoressa De Maio, che ha ben 50 studenti a vostra disposizione. Adesso forse domande non ne avete, però noi vi stiamo buttando, no? Vi stiamo dando informazioni sulle quali dovete meditare. E la Sinapsi, come ve l'ha presentato la professoressa Stiano, abbraccia tutto l'individuo, in tutte quelle che sono le sue problematiche. Possono essere momenti di crisi, possono essere momenti individui con più problemi, possono essere problemi di, ecco come diceva, di esclusione dovuta a percorsi mentali che non devono esserci nel nostro dipartimento, le etnie, le religioni, insomma qualsiasi forma di esclusione noi non l'accogliamo e tutti siamo disposti. Adesso mi pare che arrivano qualche domanda, c'è qualche domanda, qualcuna sulla scuola meridionale, vedo delle domande in più, aiutatemi a vedere, no? Va bene, per ora forse sono due percorsi che loro non si aspettavano di sentire, troppo innovativi rispetto al corso triennale e magistrale. Però sappiate che noi aspettiamo le vostre domande, anche se più tardi le volete porre, noi siamo qui pronti a rispondervi, e soprattutto ricordate i canali di informazione che dovete tutti, one to one, live chat, studenti pronti a rispondere alle vostre domande, lo sportello orientamento. Va bene? Allora per ora passiamo avanti, a meno che non intervenga subito a voce qualche studente. Va bene, vi aspettiamo, meditate su tutte queste informazioni che vi stiamo dando. E allora ringraziamo la professoressa Merola e la professoressa Striano e passiamo alla presentazione del corso di laurea in lettere con il professore Abbamonte, la professoressa Stefania Palmentieri, la professoressa Flaviana Ficca, che presenteranno il corso di laurea in lettere. Prendo io la parola, c'è anche il professor Edoardo Federico. Allora, beh, mi presento. Il professor Edoardo Federico, che ancora non vedo, ma che poi certamente tra poco si inserisce. Eccolo. Ci sono. Perfetto, c'è. Bene. Vi saluto. Buonasera, buonasera. Buonasera. A tutti. Ecco. Poi se entra anche Stefania siamo qui, va bene? Per ora la parola al professore Abbamonte, che è il coordinatore, ecco la Stefania che è la rappresentante della nostra commissione del corso di laurea in lettere classiche. Bene, allora diamo la parola al professore Abbamonte, quindi gestite questa, tutta la vostra presentazione e grazie. Bene, grazie a te Teresa, buon pomeriggio a tutti gli studenti. Mi presento, io sono Giancarlo. Sono il coordinatore del corso di studi triennale in lettere classiche. Questa presentazione sarà fatta non solo da me, ma anche dai miei colleghi che vi presento, la professoressa Flaviana Ficca, che insegna letteratura latina, la professoressa Stefania Palmentieri, che insegna geografia, e il professor Edoardo Federico, che insegna storia greca. Il mio compito sarà di illustrarvi brevemente il percorso e poi su due particolari, diciamo, aspetti del corso invece vi intratterranno la professoressa Ficca e il professore Federico. Prima di avviare il PowerPoint volevo subito dirvi che il corso di studi in lettere classiche triennale è una delle peculiarità della Federico II, che condivide solo con un ateneo in tutta Italia, cioè esistono solo due università, la Sapienza di Roma e la Federico II di Napoli, che offrono un corso che non sia di lettere con un curriculum classico, ma che è un corso specifico di lettere classiche, quindi dove lo studente sin dal primo anno viene a contatto con quelle materie del mondo antico, diciamo appunto la civiltà greca e latina, senza mediazioni, diciamo, di altri corsi o di altri percorsi. Detto questo, io vi illustro appunto, naturalmente si tratta di un corso che
per alcuni aspetti, eccolo qui. Allora, perfetto, lo vedete? Bene, si tratta di un corso che, diciamo, per alcuni aspetti deve rispondere ovviamente a alcune esigenze del mondo del lavoro, che sono per esempio l'esigenza dell'insegnamento, perché l'insegnamento è lo sbocco più importante, l'insegnamento scolastico e la ricerca universitaria, l'insegnamento universitario sono gli sbocchi, diciamo, privilegiati per questa triennale, per chi poi affronterà la magistrale. Quindi al primo anno avete una serie di insegnamenti, letteratura italiana, letteratura greca, letteratura latina, che servono appunto per poter accedere ai concorsi. Anche linguistica italiana serve per l'accesso ai concorsi nella scuola media. E poi a scelta l'esame di storia greca o storia romana. Tenete conto però che chi sceglierà storia greca al primo anno obbligatoriamente sceglierà storia romana al secondo, o viceversa ovviamente. Nuovo anno procediamo appunto sempre con queste materie che noi definiamo caratterizzanti, cioè sono un po' la struttura, quindi un secondo esame di letteratura greca, letteratura latina, poi letteratura italiana 2, che però può essere a scelta con italiana moderna e contemporanea, come vi ho detto storia greca o storia romana, con quella precisazione che chi aveva scelto prima storia greca dovrà fare storia romana, e poi ci incominciamo un po', diciamo, a professionalizzare, e quindi l'esame di filologia classica, che è proprio il mio insegnamento, l'esame di storia della filosofia antica, diciamo l'esame di glottologia e linguistica 6 CFU. Vi ricordo che c'è bisogno di 12 crediti per poter accedere all'insegnamento, gli altri 6 si possono prendere nel corso della laurea magistrale. Terzo anno invece sono finiti gli esami caratterizzanti e adesso incominciate a specializzarvi, diciamo così. Ecco, quindi io vi faccio vedere, abbiamo l'esame di geografia che è obbligatorio per l'insegnamento. Poi abbiamo l'esame di archeologia classica, quindi appunto una visione anche della cultura materiale, e poi due insegnamenti a scelta tra questi. Allora, queste sono le diciture attuali, può essere che cambino, che cambieranno in futuro, però non cambierà il contenuto. Quindi potete avere, per chi di voi è interessato all'insegnamento, la didattica del greco o del latino, per chi è interessato alle culture materiali, quindi manoscritti, papiri, avete paleografia e papirologia, per chi è interessato invece a vedere con uno sguardo magari sulle culture moderne come è stato accolto, come è stato, diciamo, assorbito il mondo classico nelle culture moderne, beh, noi offriamo parecchi esami di questo tipo, per esempio letteratura latina medievale umanistica, filologia bizantina, cioè cosa è successo in quella parte che noi chiamiamo mondo bizantino, loro si chiamavano romani, in realtà era l'impero romano che proseguiva la parte orientale, noi così con un po', diciamo, di albagia li chiamiamo bizantini, e poi oppure storia della tradizione della filologia classica, e poi ancora due esami di proprio storia appunto della lingua, storia della lingua greca e storia della lingua latina. Quindi, come vedete, abbiamo un percorso, diciamo, che vi permette senz'altro poi di prendere già una strada che poi sarà magari rafforzata dalla tesi di laurea, l'elaborato, come si chiama, l'elaborato finale. Accanto a questo avete degli esami a scelta e avete, diciamo, delle altre attività. Però, diciamo, per quanto riguarda le altre attività, per esempio il tutorato, lasciamo stare il calcolo degli esami, eccoli qua, il tutorato, il tirocinio, la lingua straniera, tutte queste attività e anche un'altra che si chiama tutorato, io darei la parola alla professoressa Flaviana Ficca, che ci può illustrare questi aspetti del corso. E poi, diciamo, appunto, darei la parola al professore Edoardo Federico per entrare un po' nel merito della didattica, proprio, diciamo, di come studierete, come lavorerete su queste lingue greca e latina e su queste culture greca e latina. Prego, professoressa. Eccomi, allora, un saluto a tutti.
Grazie al professor Abbamonte e alla professoressa Piscitelli, agli organizzatori di questa giornata. Io mi soffermo in pochi minuti su alcuni punti. Intanto questi relativi a questi ulteriori CFU, crediti formativi, perché questi sono dei crediti che noi riteniamo opportuno che gli studenti acquisiscano attraverso delle finestre, per così dire, diverse rispetto agli esami, ai consueti corsi ed esami. Intanto ci sono dei crediti che vanno acquisiti con relativamente alla lingua straniera, che ormai prevedono una prova nel CLA, il Centro Linguistico di Ateneo, che consente di conseguire appunto questi crediti. Ci sono due crediti di informatica che sono, credetemi, molto importanti, perché è vero che i ragazzi sono molto abili su questo piano e dal punto di vista ovviamente dell'uso del mezzo informatico, però vi assicuro che, ecco, vedete quell'espressione che vedete tra parentesi, digital humanities, significa che informatica, muoversi bene sul mezzo informatico non significa soltanto dominare i social o fare ricerche. Il professor Abbamonte dice sempre, è così, non esiste solo Google, nel senso che, ecco, questi, in questi brevi corsi, in questi percorsi che vi consentono di conseguire i due CFU, si capisce, per esempio, come si usa una banca dati, come si fa una ricerca bibliografica in rete. Oggi, tra l'altro, non ci sono più i cataloghi cartacei di una volta, quelli che anch'io consultavo qualche era geologica fa. Adesso è vero che è tutto in rete, ma bisogna dominarla la rete, perché sennò, per così dire, ci si perde. E poi ci sono questi tirocini, questa è una cosa alla quale noi teniamo molto. Vedete, in 50 ore vengono assegnati questi due CFU. Che cosa sono questi tirocini? Sono un canale attraverso il quale gli studenti vengono avvicinati al mondo, diciamo, al mondo del lavoro, a quello che in qualche modo è il mondo che li aspetta, che costituisce lo scenario verso il quale si muovono quando hanno deciso di intraprendere il percorso di lettere classiche. Il corso infatti ha stabilito delle convenzioni con biblioteche, con archivi, con una splendida officina dei papiri ercolanesi che ha sede a Palazzo Reale, con musei, e questo consente, ecco, di avvicinarsi al mondo del lavoro e anche, come dire, di colmare un po' quella distanza che tante volte si avverte e si lamenta tra i corsi di studio e poi le esperienze formative al di fuori, al di là del portone dell'università. Cosa trovo? Questo è un modo per cominciare a condurre gli studenti anche su questa, in questa linea, in questa direzione. E poi c'è una prova finale, che è quella che chiamiamo tesi o elaborato finale, nella quale d'accordo con un tutor, seguiti da un tutor, gli studenti, ciascuno studente produce appunto un elaborato finale su un argomento, in una materia che ha scelto, e viene chiaramente guidato in questo percorso dal suo tutor. E a proposito di tutor, sempre in grande sintesi per non togliere troppo tempo, mi fa piacere parlarvi di un'altra iniziativa del nostro corso che ha visto la luce l'anno scorso e che secondo me è molto importante per gli studenti. Abbiamo pensato che era importante cercare di seguire gli studenti soprattutto nella prima fase del loro percorso. Abbiamo pensato, abbiamo capito anche da qualche segnale, perché cerchiamo di essere attenti a tutti i segnali che ci vengono, abbiamo capito che, ecco, poteva manifestarsi qualche piccolo disagio, qualche dubbio, qualche incertezza, soprattutto nelle fasi iniziali del percorso da matricola, nei primi mesi. E allora il coordinatore del corso, il professor Abbamonte, coadiuvato dal professore Federico, all'inizio di ogni anno individuano dei gruppi tra gli studenti immatricolati, dei gruppi di 5, 6, 7 studenti che assegnano
poi a singoli docenti che si sono resi disponibili di, a seguirli. Dunque, che significa? L'anno scorso ho avuto un gruppo di 8 studenti, quest'anno 8-9 studenti, e io, per così dire, seguo, non faccio né la babysitter né la badante, nel senso che siete fuori target di età per l'una e per l'altra esigenza. Voi avete bisogno, potete aver bisogno magari di una persona, di un docente, di un tutor che nel momento di che segua un po' la fase iniziale del vostro percorso e che nel momento di difficoltà possa rappresentare un punto di riferimento immediato, per così dire, per far sì che quel piccolo disagio iniziale non diventi un problema, che poi magari col tempo si ingigantisce e può portare addirittura a scelte dure, come quella di allontanarsi dall'università, dal percorso intrapreso, cosa che ovviamente non vogliamo. Per prevenire tutto questo abbiamo creato appunto questi piccoli gruppi seguiti dal tutor. Il tutorato in questo senso, che chiamiamo così, perché c'è, come vedete, la figura del tutor è varia, insomma. Sotto questo nome raccogliamo diverse figure e diversi ruoli, però il tutor di questi gruppetti, per così dire, incontra i ragazzi ogni 3-4 mesi e poi in qualunque momento ovviamente è disponibile, perché può essere contattato dallo studente stesso che ha una difficoltà rispetto a un esame, rispetto a un programma. Allora il tutor stesso, nella maggior parte dei casi, vi devo dire, non fa altro che indirizzare, no, verso il collega di riferimento, il collega al quale può far capo, o cercare anche di risolvere in prima persona la situazione. E poi ci sono ovviamente appunto questi incontri di gruppo e incontri personali. Il tutorato in questo senso si considera concluso quando lo studente chiede la tesi, perché a quel punto, nel senso più bello dell'espressione, il suo percorso passa in consegna al tutor che segue il suo elaborato finale, la sua prova finale, e dunque si arriva così felicemente alla conclusione di questo percorso nel modo più sereno possibile, perché veramente si possano trarre i benefici maggiori da un percorso intenso, impegnativo, però anche bellissimo. Spero di non aver rubato troppo tempo a colleghi e studenti, e quindi lascio subito la parola e il professore Abbamonte forse ci dirà, che il professor Federico, che chiuderà questa nostra presentazione. Io qui taccio. Bene, grazie professoressa. Solo per ricordare, il corso ha all'incirca 300 studenti, cioè 100 studenti ogni anno. Questa è più o meno la media sulla quale ci siamo assestati da parecchio tempo, quindi è un corso anche con numeri che permettono un rapporto più personale tra studente e docente, appunto permettono attività come il tutorato. Io darei senz'altro la parola al professore Edoardo Federico, appunto per illustrarci alcune metodologie, come verrebbe da dire, diciamo, che voi incontrerete nel corso triennale. Prego. Grazie, buonasera a tutti. Le mie brevi parole sono state sicuramente facilitate dagli interventi che mi hanno preceduto. In particolare il professore Abbamonte, ricorderete, ha insistito sul fatto che lettere classiche, non dico un unicum, ma in Italia esistono solo due corsi specificamente mirati allo studio dell'antichità classica. Questo evidentemente significa che il nostro corso ha e offre una specificità. La specificità in due parole che non sono solo così richieste dal breve tempo che ho, ma che sono efficaci in sé. Queste brevi parole, questa specificità si traduce nella importanza che il nostro corso dà ai testi greci e latini, ai testi in lingua, e quindi alla conoscenza delle lingue classiche. Bene, la possibilità della conoscenza diretta dei testi classici attraverso appunto la conoscenza della lingua, della struttura anche e soprattutto grammaticale e sintattica, deve essere vista, mi rivolgo un poco ai giovani in questo momento così difficile per tutto, deve essere vista non come una difficoltà, ma deve essere vista come una grande opportunità.
se non altro perché, per fare un esempio un po' banale, noi a lettere classiche, come se stessimo a medicina, noi diamo la possibilità di entrare subito ai ragazzi il primo anno in sala operatoria. Cioè diamo la possibilità quindi di elaborare subito, di mettersi subito davanti a quelli che sono i testi, con una conoscenza diretta, meditata. È un corso di laurea impegnativo, ma è un corso di laurea, fatemelo dire, se si ha voglia di studiare, e credo che sia anche una cosa importante quando uno si iscrive all'università, non solo le paure, ma anche la voglia. Beh, lettere classiche è un corso che viene incontro a tutto questo. Naturalmente il corso di laurea, proprio perché si basa su questa specificità della conoscenza del latino e del greco, mette in campo non solo le capacità e le note capacità degli docenti. Mi piace dire tra parentesi che gli antichisti della Federico II hanno avuto un buon piazzamento anche a livello internazionale, quindi non siamo solo in grado di offrire in qualche modo dei docenti bravi, ma anche delle iniziative di supporto serio, parallelo ai corsi, continuo, tanto per chi il greco e il latino non l'ha studiato, ma anche e soprattutto per quanti ritengono il greco e il latino di averlo studiato male o di volerlo studiare meglio. Ecco, la specificità di queste lingue, quindi, ripeto, non va vista come una difficoltà, va vista invece come un'opportunità che si garantisce per un percorso professionale molto, molto serio. Due parole finali anche per quanto riguarda non la materia, perché oggi nessuno parla della sua materia, ma diciamo la prospettiva di questo corso che io un po' incarno, c'è la prospettiva storica. Avete visto, c'è l'anima filologica, c'è l'anima letteraria, c'è l'anima storica. Tutte e tre le anime, se avete visto bene un po' i programmi che il professore Abbamonte ha presentato, e beh, vi fanno capire che l'interesse di questo corso non è solo rivolto alla contestualizzazione del mondo antico, cioè che cos'era il mondo antico, ma come il mondo antico è stato anche riletto continuamente in età moderna e come incessantemente, e direi per fortuna, e talvolta anche pericolosamente. Perché lo capirete, talvolta la storia si usa anche rischiosamente e pericolosamente. Ecco, questo corso di laurea è anche attento agli aspetti che io chiamo storici, non facendo riferimento alla mia materia di storico, ma facendo riferimento proprio a una prospettiva che è condivisa da tutti, cioè la contestualizzazione del mondo antico, ma anche la fortuna del mondo antico. Ecco, io penso che queste siano così sinteticamente degli elementi che fanno di questo corso, rafforzano l'idea di cui parlava il professore Abbamonte della specificità del corso e nello stesso tempo danno anche manforti a quello che diceva la professoressa Ficca, cioè il corso è anche in grado di offrire dei sostegni concreti per questa avventura, questa iniziativa seria e direi professionalizzante, ecco, non c'è dubbio. Grazie, io penso di non dover dire altro. Grazie professore Federico, grazie professoressa Ficca. Allora, se ci sono domande, non so a questo punto, Teresa, che Sì, io cosa. invito molto gli studenti per un corso di laurea così complesso, qual è il nostro? Perché, come dice appunto il collega Federico, il nostro è un corso di laurea molto impegnativo, come ha detto Flaviana, la professoressa Ficca, come ha detto il nostro coordinatore, ma anche estremamente formativo e, lasciatemelo dire, molto importante in questo momento. Io voglio prendermi un secondo che se può sembrare fuori linea, ma non lo è. Per pura combinazione ho sentito, dove questo lo rivolgo agli studenti, ma non so se quanti di noi abbiano potuto sentirlo. Io stranamente tenevo il televisore aperto domenica a TV Parlamento. Bene, c'è stato Ivano Dionigi e molti rappresentanti dei partiti politici di tutto lo schieramento politico. Si discuteva appunto sulla disciplina umanistica nell'ambito della formazione universitaria.
tutti condividevano l'importanza di un ripristino radicale della formazione umanistica in questo momento sociale, perché l'ambito tecnologico, che è fondante, che è indispensabile, finalmente si sono accorti che naturalmente senza tecnologia non staremmo qui a parlare, comunque non deve togliere spazio, come invece purtroppo in questi ultimi anni ha fatto, la formazione dell'individuo, per cui si proporrà molto presto che due esami di discipline letterarie verranno inserite nei percorsi di tutte le lauree, ingegneria, architettura, perché oltre a formare l'individuo tecnologico bisogna pensare a conservare l'individuo nella sua formazione psichica, etica, umanistica, ecco, perché altrimenti noi perdiamo il patrimonio che ci caratterizza e che come corso di laurea Lettere Classiche possiamo essere orgogliosi che manteniamo appunto noi alla Sapienza di Roma, la conservazione di questi beni che, come dicevi appunto tu Federico, guardano al passato, conservano il passato ma che reggono il presente, perché appunto c'è appunto lo sguardo della fortuna nel presente. Però io voglio invitare gli studenti a chiedere: ma questo corso che si fonda su latino e greco, che ci fa tanto paura, sui testi, perché altrimenti non saremmo un corso di laurea così specialistico nella conservazione di un bene che ci appartiene, cioè chi può accedere? Solo quelli che già sanno, conoscono il latino e il greco. Cioè mi meraviglia che i nostri studenti, che pure ci stanno ascoltando, non comincino a porre questi problemi, cioè come possiamo accedere ad un corso che ci richiede tanta conoscenza di base e solo quelli che hanno conoscenza di base possono accedere? Io vi invito a porre queste domande, non abbiate timore di porre queste domande, che poi d'altra parte quando veniamo nelle scuole sempre ci vengono poste. Allora, anche se in questo momento non scrivete, non fate queste domande, consultate sempre il nostro percorso e avete già, vi ho detto tante volte, quali sono le fonti di informazione che voi potete avere, perché dovete essere informati su chi non conosce latino, chi non conosce greco e che si ritrova all'ultimo anno con delle curiosità che a 17-18 anni può avere sviluppato e che poi dice: ma io non posso perché ho fatto un altro percorso di studio. Non ci sono domande di questo genere che potete porre a voce o per iscritto sul latino, greco, sul tutorato, sulla formazione, se trovate per formazioni appena entrate per latino e greco. Non so, non vedo partecipazione degli studenti. Scusami, Teresa. No, volevo chiedere, allora, nel caso ci fossero ulteriori domande, la professoressa Palmentieri è disponibile a rispondere anche più tardi, questo volevo garantire, cioè se nel caso qualche domanda dovesse sorgere più in là, perché poi a volte, sai, magari le domande maturano lentamente. E allora c'è anche la professoressa Palmentieri che è ben disposta a rispondere. Diciamo, io rispondo alla tua domanda come se tu fossi una studentessa, sì, che ecco, si vuole iscrivere. Perché questi studenti sono molto giovani e anche loro hanno ritegno, sai, a parlare, a scrivere, adesso che mi metto a chiedere, non capiscono che noi invece su questo li sproniamo, dovete chiedere di tutto. Allora Giancarlo, io sono una studentessa, vorrei avere delle informazioni per iscrivermi al mio corso, non ho grandi conoscenze di greco, mi sento molto vacillante nel latino, come faccio? Prima di tutto devo fare un test d'ingresso, mi interrogate, ecco, per farcire questa domanda di base. Volevo dire solo una cosa brevissima, molto spesso capita anche che le domande non si fanno perché le cose sono state dette bene e chiaramente. Certo. Può capitare anche questo. Prego. Certo, certo. Ma io sono una studentessa, io ho questo dubbio, ecco. Allora, abbiamo già dei casi frequenti, un certo numero di studenti che non vengono dal liceo classico o che vengono dal liceo scientifico, quindi che hanno studiato solo il latino e non il greco. Li possiamo tranquillizzare non solo dicendo che esistono dei corsi di greco e di latino di base e dei corsi poi non solo di greco e di latino di base, ma anche più avanzati, quindi diciamo il percorso di formazione linguistica sarà svolto.
ma li voglio rassicurare con degli esempi. Io ho una studentessa che si è laureata con me, che attualmente ha il dottorato a Colonia, in Germania, sulla papirologia greca, che veniva dal liceo scientifico, non aveva mai studiato greco a scuola. Non solo si è laureata in filologia e poi in papirologia, ma addirittura poi ha vinto il dottorato in tedesco in Germania e studia greco. Quindi assolutamente non dovete pensare che chi ha fatto il liceo classico sia necessariamente, diciamo, più avanzato. Dipende, come ha detto il professore Federico, dipende dalla volontà. Se c'è la volontà si superano mille ostacoli, si supera anche il latino e il greco, che sono due lingue, quindi si apprendono come tutte le lingue in realtà. Altra domanda che mi avevi fatto, i test d'ingresso. C'è un test di autovalutazione. Naturalmente i test non sono di tipo selettivo, nel senso che non c'è un numero chiuso, tutti sono iscritti, quelli che si vogliono iscrivere si iscriveranno. Naturalmente, se noi ci rendiamo conto che lo studente non ha studiato latino, diciamo, beh, forse sarebbe il caso di seguire il corso di latino di base. Ecco, diciamo, quindi sono delle forme di buon senso che aiutano, diciamo, alla crescita e a evitare quei disagi di chi si sente poi magari sempre in deficit nei confronti degli altri. Perfetto. Io adesso vi devo salutare perché dobbiamo passare però esorto sempre gli studenti a porre domande il più possibile, perché noi tutti siamo sempre a loro, diciamo, disposizione, nel senso più lato della parola, perché questo è il nostro compito, accoglierli e formarli. Bene, allora vi saluto e passiamo la parola al corso di laurea in filologia, letteratura e civiltà antico con la professoressa. Ciao, arrivederci a tutti, ringraziamo tutti e passiamo la parola alla professoressa Chiara Renda, che è la coordinatrice del corso di filologia, letteratura e civiltà del mondo antico, insieme con la professoressa Pulpa, con il professore Lorenzo. Chiedo scusa, non so se mi vedete e mi sentite. Io ti vedo, vedo tutti quanti, vedo Miletti, Borgo e Renda. Già vedo Giannini, al quale tra poco passeremo la parola, noi ci rubiamo tempo, anche perché Giancarlo, è vero che siamo un po' in ritardo, ma noi gli interventi degli studenti già li abbiamo fatti, perciò poi passiamo, ti avevo detto che... Va bene, ci perdoni, ma abbiamo preferito fare questo accorpamento, altrimenti perdevamo gli studenti, la loro curiosità si declina. Allora, Chiara, prego. Sì, intanto mi presento, mi chiamo Chiara Renda e sono la coordinatrice del corso di laurea magistrale in filologia, letterature e civiltà del mondo antico, un corso di laurea che naturalmente ha una sua identità molto precisa, perché ha come obiettivo precipuo quello di fornire una competenza piena, una conoscenza approfondita delle lingue e delle letterature classiche, del contesto storico in cui si sono sviluppate e poi anche della trasmissione di queste ultime e della eredità che hanno lasciato nel mondo moderno. E dunque si tratta di un corso di laurea, cerco di condividere con voi brevemente naturalmente lo schema degli insegnamenti, che ruota con un insieme molto ampio di discipline proprio intorno al mondo antico, attraverso dei corsi che naturalmente hanno un'impostazione leggermente diversa da quelli della triennale, perché sono corsi monografici che si arricchiscono con attività seminariali, con l'obiettivo naturalmente di fornire una maggiore autonomia negli strumenti della ricerca e, diciamo, data anche l'età degli studenti, un approccio critico più personale. Da quest'anno non abbiamo più i crediti obbligatori di accesso e questo ovviamente consente appunto di frequentare questo corso anche coloro che non hanno maturato crediti già nella triennale in latino e greco. Questo anche in linea un po' con le direttive ministeriali ultime, che vogliono implementare, diciamo, un percorso formativo personalizzato e trasversale. Naturalmente ho appreso con piacere quest'anno che per esempio ci sono stati alcuni laureati alla triennale di lettere moderne che poi hanno scelto di iscriversi
alla magistrale di filologia perché evidentemente hanno seguito una loro passione. E devo dire anche che oltre alla vocazione all'insegnamento delle discipline classiche che è alla base di questo percorso di studi, c'è anche diciamo una apertura con un percorso flessibile e personalizzato che è testimoniato, vedete, anche dai numerosi esami a scelta che si possono mettere nel proprio piano di studi e che chiaramente consentono poi anche la scelta di diversi sbocchi occupazionali. Già da diversi anni ci siamo resi conto, infatti, che l'insegnamento nella scuola superiore, che è naturalmente quello, come dire, più immediato, si accompagna poi ad altri spazi lavorativi molto interessanti come quelli naturalmente della editoria, delle risorse umane, del mondo dell'arte e della cultura, dei beni culturali in senso diciamo ampio. E a questo punto vorrei aggiungere un motivo in più per iscriversi a questo corso, cioè l'idea di veicolare l'incontro tra la cultura antica e il mondo moderno, che è una nuova sfida sia dal punto di vista della, come dire, dei contenuti da offrire alle nuove tecnologie e alla comunicazione di una società in continua trasformazione, e dall'altra parte attraverso una più stretta interazione con le risorse del territorio che, come dire, in qualche modo hanno bisogno dei nostri contenuti e possono trarre giovamento da un'esperienza naturalmente legata alla assunzione dei nostri laureati. A questo punto mi fermerei e lascerei di nuovo la parola alla collega Teresa Piscitelli per il suo intervento. Sì, sarò molto, grazie Chiara. Io anche io insegno alla filologia, al corso di laurea in filologia, e insegno una di quelle discipline che sono più a scelta, letteratura cristiana antica. E questo la dice lunga su questa, intervengo solo per non per parlare della disciplina, ma per insistere e focalizzare un aspetto. La differenza tra l'impostazione didattica che noi abbiamo nella triennale e l'impostazione didattica che abbiamo nella magistrale, perché chi è al di fuori potrebbe pensare: ma allora facciamo sempre letteratura latina, letteratura italiana e letteratura italiana. No, nel momento in cui si passa al biennio, il metodo di insegnamento cambia completamente, perché noi tendiamo nell'ambito della triennale a porre le basi di quella che è la vostra formazione, quindi queste macro discipline che vi consentono una visione ampia del singolo settore, della singola materia, della singola disciplina che state studiando. Nel momento in cui voi avete affrontato un triennio che avete chiuso con una discussione di una tesi che ha un valore fondamentale nella vostra formazione, perché la tesi triennale è il primo momento che vi pone di fronte alla scelta di ad un nuovo step, cioè voi dovete prendere documenti, dovete prendere in base ad un argomento che avete stabilito, dovete confrontarvi con i documenti e i testi, quindi affrontare da soli un processo di analisi e sintesi, e perché dovete esporre un argomento. Quindi è un momento di grossa sintesi di quello che è stato il triennio di base formativo che noi vi abbiamo dato. Qui è il momento in cui dovete analizzare, dovete sintetizzare e dovete scrivere, e questo è un momento che vi forma moltissimo. Ecco perché dopo il triennio voi siete già in grado di poter affrontare il mondo del lavoro, perché vi potete, con queste capacità che vi diamo di solida formazione, già porvi di fronte a quello che è uno scenario sociale diversificato, come vi ha detto già la professoressa Renda. Nell'ambito delle magistrali naturalmente il processo si affina, perché voi di fronte a questo bagaglio che avete di formazione solida, di fondamento, potete affrontare quelle che sono le scelte seminariali, cioè uno studio molto
diversificato sui testi, andare sulle analisi, specificare tutte le vostre piste di indagine e fare degli affondo, quindi specializzarvi in quelle che ritenete le discipline a voi più idonee. Allora sappiate che la Federico II vi offre una branca di discipline molto specialistiche e quindi che ci fa competere a livello europeo. Abbiamo appunto la letteratura cristiana antica, la medievistica, tutto il periodo tardo antico, tutto il periodo ma anche il periodo miceneo, cioè abbiamo delle branche di specializzazione che ci pongono insomma a livello molto elevato, e questo voi dovete saperlo perché noi abbiamo queste specializzazioni, per cui siamo veramente una università secolare. E la letteratura cristiana antica, cioè tutte branche che voi poi potrete scegliere sulla base di quelle che sono le preferenze che nella vostra formazione avete potuto maturare. La laurea magistrale la potete conseguire dopo il biennio con discutendo una tesi che è una tesi impegnativa, e sappiate che per andare all'insegnamento vi serve il quinquennio, questo è da dire, e comunque una laurea forte con la quale potrete poi accedere, come diceva la professoressa Renda, a tutto il mondo del lavoro, ma molto diversificato. Ma questo è un discorso che faremo anche ora che andremo a parlare a filosofia. Vedremo quanta formazione di base vi dà quest'altra anche laurea. Antonella Borgo e professore Miletti, passo la parola. Professoressa Borgo, prego. Parlo prima io. Lorenzo, puoi parlare invece prima tu, perché illustri un pochino, diciamo, delle metodologie anche di studio. Io parlo del post. Va benissimo. Grazie. E allora faccio subito partire anche io il mio PowerPoint, mettendo in condivisione lo schermo. Io di che cosa ho intenzione di parlare? Ma in realtà, più che parlare, vorrei farvi vedere, immaginando che comunque voi ragazzi che vi state per iscrivere a un corso triennale, quale che sia la vostra scelta, vedete ancora un po' a distanza, giustamente, un corso magistrale che arriverà tra un po' di tempo, e quindi più che darvi, come appunto è anche possibile fare, delle nozioni specifiche, mi faceva piacere semplicemente farvi una rapida carrellata di quali sono alcuni materiali con cui si ha a che fare iscrivendosi a una magistrale come quella di Filologia e Teatro e Civiltà del Mondo Antico. Per esempio, noi abbiamo sempre parlato della letteratura latina, della letteratura greca, ma la letteratura latina e la letteratura greca sono state trasmesse a noi in un certo modo. Ecco, nel corso di studi magistrale ci si interroga moltissimo su tutti gli aspetti più complessi e anche più difficili, più specialistici, relativi a questi passaggi. Ad esempio, forse qualcuno di voi già sa che i testi latini sono stati, e anche quelli greci, sono stati trasmessi, tra l'altro, da manoscritti risalenti al Medioevo. E allora eccovi questo bellissimo manoscritto di Ovidio, che è conservato peraltro a Napoli, la Biblioteca Nazionale di Napoli, è un manoscritto dell'undicesimo secolo. Chi vorrà potrà prendere un percorso tale che lo porterà a saper leggere questo tipo di fonte, quindi a sviluppare una competenza in questo senso. E lo stesso identico discorso vale anche per la letteratura greca. Questo che vedete è un manoscritto conservato a Firenze che riporta le opere di Erodoto, uno degli storici forse più famosi. Chi di voi ha fatto il liceo classico lo conoscerà sicuramente. E un testo che apparentemente può sembrare illeggibile, difficilissimo come questo, chi vorrà potrà avere le competenze, potrà maturare le competenze per poterlo leggere, per poterlo affrontare. E molta importanza in questo corso hanno anche i papiri che sono stati una delle grandi scoperte dei secoli XIX e XX, cioè si è cominciato a raccogliere grandi quantità di materiali papiracei venuti fuori o dalle sabbie del deserto oppure, e questa è una vicenda che riguarda Napoli, già a partire dal XVIII secolo sono stati scoperti a Ercolano dei papiri carbonizzati, vittime dell'eruzione del Vesuvio, vittime ma in un certo senso anche salvati dall'eruzione del Vesuvio, che li ha
che li ha, come dire, conservati in uno stato benché difficilissimo da leggere, che ancora oggi possiamo in qualche modo utilizzare. E infatti questo che potete vedere adesso è uno scritto di un filosofo, Filodemo di Gadara, di cui abbiamo trovato molte opere proprio all'interno della villa, cosiddetta villa dei papiri di Ercolano. È stato anche già ricordato dai colleghi in precedenza, questi papiri sono conservati a Napoli, alla Biblioteca Nazionale di Napoli, e sono in stretto, rappresentano uno degli argomenti di studio più intensi per quanto riguarda il nostro corso di studi. Ma si diceva prima anche la fortuna del mondo antico, no? Ciò che il modo in cui è stato sempre guardato da noi oggi, ma anche nelle epoche precedenti. E ecco quindi un altro aspetto, lo diceva prima il professor Abbamonte presentando il corso triennale, anche per la magistrale è molto importante lo studio di quei momenti, come per esempio il Rinascimento, in cui sono state di nuovo ritrovati, è stata ridata centralità ai testi classici. E qui infatti avete un frammento, diciamo una fotografia di un'edizione a stampa antichissima, appunto una delle prime edizioni a stampa del 1481, un incunabolo, in cui è conservata un'opera di Giovanni Pontano, questo umanista napoletano molto centrale per gli studi dei classici a Napoli. In questo caso è l'opera Il De Aspirazione. Ma ovviamente, così come per il corso di studi triennale, anche per il corso di studi magistrale l'approfondimento non riguarda soltanto le fonti letterarie, ma moltissimo anche le fonti storiche. Per dare soltanto un esempio di tutto quello che significa guardare diciamo in prima persona le fonti storiche, ho deciso di mostrarvi questa epigrafe molto famosa, peraltro, che anche qui è un bene territoriale, cioè viene da Pozzuoli ed è iscrizione che costituisce la firma dell'architetto che aveva costruito il cosiddetto Tempio di Augusto. In realtà non è un Tempio di Augusto, ma questo è il nome che la tradizione gli ha dato, a Pozzuoli, e dunque è un po' come se fosse appunto il simbolo di tutti gli studi storici che sia in ambito greco sia in ambito latino continuano a svilupparsi in modo più specialistico anche alla magistrale. E su questa immagine invece del Parco Archeologico delle Terme di Baia, sperando che questa carrellata, pur non avendovi dato informazioni specifiche sull'andamento del corso, ma possa avervi suggerito se non altro dei materiali con cui potreste avere a che fare qualora sceglieste questo corso, lascio la parola alla professoressa Borgo, che mi dirà se vuole che mantengo la proiezione oppure preferisce che io esca. Grazie. Lorenzo, dopo che abbiamo visto questa bella immagine, credo che possiamo anche archiviarla. Io in effetti ho scelto soltanto questa perché un po' perché mi fa piacere ricordare che nel nostro dipartimento si fanno anche studi che sono, come dire, calati nel nostro territorio, all'interno di progetti dipartimentali già da un po' di anni. L'area Flegrea è stato oggetto dei nostri studi con un taglio, diciamo, una prospettiva che io credo sia molto produttiva. Ce n'è anche uno in corso, no? Sulle acque termali campane, quindi anche Flegrei, ma soprattutto perché ho scelto questa immagine così simbolica, perché io non voglio parlare di quello che si fa in questo corso di studi, perché già è stato illustrato di come lo si fa, ma volevo suggerire anche con questa immagine, prendendo spunto da questa immagine, come è possibile trasformare le competenze che si acquisiscono in un corso di studi come questo, in filologia, letteratura e civiltà del mondo antico, in opportunità professionali in senso dato. Intanto io credo, lo abbiamo imparato noi nel corso di questi anni, anche all'interno di questi progetti, che queste competenze vadano sfruttate per una lettura delle testimonianze che abbiamo imparato a frequentare, appunto quelle letterarie durante i nostri studi, ma anche quelle papiracee, quelle epigrafiche, nella loro significazione anche politica, economica, sociale e quindi in senso lato culturale. Perché? Perché un approccio di questo tipo non solo ci può dare un modello per leggere e interpretare la
nostra realtà, il paesaggio culturale in cui noi viviamo, ma che è un paesaggio ovviamente antico, no? E quindi stratificato culturalmente, ma ci può anche suggerire di come sfruttare questa stratificazione culturale all'interno delle dinamiche della nostra società. Il paesaggio, lo sappiamo tutti, è innanzitutto il prodotto di un'attività culturale e nel nostro caso a prima vista ci dice che è antico, no? Che rimonta a qualche millennio fa, basta pensare ai nostri siti archeologici, alle città piccole e grandi che mantengono un'identità greca ancora nel loro nome, no? Cuma, Neapolis, basta pensare alla struttura delle nostre città, noi parliamo normalmente, no? Diciamo, io passo per il decumano e non ci accorgiamo di stare, come dire, facendo rivivere, no? un aspetto della topografia di Napoli e un nome che sono antichissimi. Il nostro paesaggio presenta una dimensione profondamente storica che è capace di attivare una cultura della memoria, che è una memoria collettiva. Ovviamente non deve essere una memoria statica, no? Ripetitiva, si intende, ed è questo il senso di questo mio breve discorso, ma una memoria che sia capace di stimolare la creatività, no? Con un termine che ci appartiene, noi potremmo dire deve stimolare la nostra capacità di invenzio, no? Io credo che persone, diciamo, che si sono laureate in questo modo, che abbiano frequentato e che posseggano quindi una cultura umanistica, un paesaggio come il nostro offre molte possibilità di operare. In che modo? Ovviamente si pensa subito al turismo, vero, con tutto il suo indotto, alla conservazione e alla diffusione del patrimonio artistico, librario, ambientale. Nello spettacolo, avremo notato tutti come film, fiction, televisive di recente si concentrino su particolari contesti culturali, no? Paesaggi culturali urbani che sono chiaramente definiti, chiaramente riconoscibili. E poi naturalmente si può operare anche in un campo più direttamente produttivo. Pensiamo che siamo proprio noi che abbiamo competenze umanistiche a riempire di contenuti quei prodotti informatici che prima venivano nominati dalla professoressa Piscitelli e che vengono elaborati da chi invece ha una formazione scientifica. Diciamo subito che una delle critiche che vengono più spesso rivolte, no, a chi ha una formazione soprattutto classica, è umanistica ma antica, è la tendenza a richiudersi in quel mondo antico e in un terreno che, diciamo la verità, se non entra in comunicazione, no, con le altre aree della ricerca e della, quindi poi della produttività, rimane veramente infruttuoso. Invece studi, diciamo, l'attenzione per il nostro paesaggio culturale mette insieme competenze anche diverse, perché chi si occupa del territorio? Si occupa del territorio il letterato, lo storico, l'antropologo, l'archeologo, lo storico dell'arte, ma anche gli agronomi, no? I botanici, che studiano insieme la formazione e la conservazione del territorio in genere, del nostro paesaggio mediterraneo. Quindi lavoro di gruppo e diciamo anche un'attenzione per la storia che ha costruito il nostro paesaggio, che non deve essere inteso come un esercizio erudito, perché il paesaggio deve essere invece considerato un vero e proprio serbatoio, no, di idee per indirizzare il nostro futuro. È quello che io auguro, ma anche quello che propongo sempre ai nostri studenti, ai nostri laureati. E con questo termino.
Bene, vi ringrazio, grazie di questa bella presentazione di quello che è l'antico, il moderno, l'antico che viviamo e che dobbiamo continuare a far vivere. Io adesso veramente devo passare la parola ai filosofi e se vogliamo stare in linea, perché così se dopo c'è qualche domanda noi possiamo rispondere, però io adesso assolutamente dobbiamo passare la linea al collega Giannini, che al quale chiedo scusa se abbiamo un poco ritardato, però siamo ancora nell'ambito delle nostre riunioni. Se state in linea, io vi ringrazio più tardi, dopo che hanno parlato i filosofi, vediamo se ci sono domande. Adesso passo la grazie a Chiara Renda, grazie a Lorenzo, grazie ad Antonella. Allora Giancarlo Giannini, che è il coordinatore del corso di laurea, arrivederci, ma restate in linea per eventuali domande, vi ringrazio. Gianluca, va bene, io ormai ci conosciamo, non so da quanti anni, ti chiamerò sempre Giancarlo, per piacere mi perdonerai, Gianluca Giannini, professore Gianluca Giannini, va bene. No, io ho sempre detestato il mio, diciamo, tuttavia a furia di essere chiamato Giancarlo ho cominciato ad amarlo, diciamo, quindi io non voglio rubare tanto tempo anche perché il tempo appunto stringe e a dimostrazione che i filosofi non sono tanto chiacchieroni, non ci sono solo io per filosofia ma c'è anche l'amica e collega Anna Donise che del corso di laurea magistrale. Alla quale tra poco darò anche la parola, però vorrei in questo poco tempo che ci rimane a disposizione illustrare, non avendo un mezzo di fortuna, non so se la dottoressa Chianese può caricare il PowerPoint o l'altro materiale che le avevo mandato, altrimenti... Sì, sì, assolutamente. Bene, perfetto. Buonasera Anna Donise, la professoressa Donise. Allora, illustro brevemente da un punto di vista schematico il corso di laurea triennale in filosofia, che appunto come tutti i corsi triennali è diviso in 3 anni di studio, ogni anno doppio semestre. Per quanto riguarda il primo anno di corso sono previsti 6 insegnamenti per un totale di 60 crediti formativi, perché al termine del ciclo triennale bisognerà aver conseguito 180 crediti formativi e poi specificherò come sono articolati per filosofia. Il primo anno sono 60 crediti su 6 insegnamenti. I 6 insegnamenti che caratterizzano il primo anno prevedono degli insegnamenti, 3 obbligatori, che hanno a che fare con alcune aree tematiche fondamentali degli studi di filosofia, in particolar modo filosofia teoretica, storia della filosofia antica e storia delle dottrine politiche, e 3 insegnamenti a scelta tra 3 gruppi, ovvero c'è la possibilità di scegliere o l'esame greca o l'esame di storia romana oppure l'esame di filosofia morale o di filosofia pratica e come 6° esame o l'esame di storia delle religioni o di storia medievale. Già balza agli occhi rispetto alla strutturazione del primo anno che una delle caratteristiche del corso di laurea triennale in filosofia è quello di coniugare non solo una preparazione di base che ha a che fare con gli studi storico-filosofici ma anche con altre aree tipo appunto quello storico in senso stretto, quello letterario, quello filologico, sociologico e psicologico, perché come nel caso degli altri corsi triennali apparentemente più generalisti e filosofia non è generalista, la preparazione di base è fondamentale per poi accedere a un corso di laurea magistrale. Ovviamente il nostro corso di laurea non necessariamente comporta l'iscrizione al corso di laurea magistrale in filosofia, è auspicabile, come nel 95% dei casi avviene, che un laureato triennale poi si iscriva a una magistrale di filosofia, ma ciò su cui puntiamo fortemente è una preparazione solida di base che spazi su tutto il fronte umanistico, avendo al centro ovviamente le discipline filosofiche. Dicevo, nell'articolazione dei 180 crediti formativi, al 2° anno ci sono altri 6 insegnamenti
che complessivamente attribuiscono altri 60 crediti formativi. Prevede il secondo anno l'esame di letteratura italiana, l'esame di storia della filosofia medievale e storia delle filosofie europee, e accompagnati questi tre esami da altri tre esami a scelta tra questi direttrici. Un esame a scelta da 12 crediti formativi all'interno di tutti. Filosofia della scienza e infine un esame a scelta tra storia della filosofia contemporanea o storia della filosofia moderna. Non sfuggirà che, in particolar modo al secondo anno, questa doppia opzione legata a un qualsiasi esame a scelta all'interno dell'Ateneo e l'opzione gnoseologia, logica e filosofia della scienza tradisce quella che è l'anima fondante dei nostri corsi laurea in filosofia, sia triennale che magistrale, cioè quello di coniugare all'interno di queste articolazioni per insegnamenti le due caratteristiche genetiche degli studi filosofici nella Federico II, ovvero tradizione. La nostra tradizione di studi filosofici è antichissima. Anna, possiamo dire che tra i nostri colleghi possiamo annoverare Tommaso d'Aquino, Giordano Bruno e Giambattista Vico, colleghi del passato, e innovazione. Ricordo a me stesso che il vecchio Dipartimento di Filosofia è stata l'anima ispiratrice di innovativi corsi di dottorato come quello in bioetica, di centri di studi all'avanguardia come quello di cui Anna è parte in causa, di studi asperziani, di studi politici all'avanguardia, di partecipazione diretta e cofondativa di alcuni master. Alcuni di noi sono coinvolti in centri sperimentali addirittura che hanno a che fare con studi in campo di intelligenza, nel campo dell'intelligenza artificiale. Con tutta probabilità il nostro dipartimento, attraverso la nostra sezione di filosofia, parteciperà ha un dottorato nazionale in intelligenza artificiale che ha nella sede napoletana gli studi specifici di applicazioni biotecnologiche in campo agroalimentare, tant'è che la sede madre è il Dipartimento di Agraria. Questo per dire che la connotazione fondamentale dei nostri studi filosofici, ho detto, è coniugare tradizione e innovazione, perché una delle mission che ci proponiamo all'interno del corso triennale, ma anche magistrale, ma questo ve lo dirà Anna Donise, è quello di preparare al meglio i nostri laureati a affrontare tutte le possibili offerte e possibilità del mondo del lavoro. È sbagliato intendere in termini limitativi le possibilità di ingresso nel mondo del lavoro per chi ha una laurea umanistica, come è stato più volte detto dai colleghi in precedenza, in particolar modo in filosofia. Ormai dati Alma Laurea a disposizione dimostrano, ed è probabilmente uno dei motivi dell'incremento di oltre il 15% che abbiamo avuto nelle immatricolazioni negli ultimi due anni accademici, che i filosofi cominciano a invadere un po' ambiti del lavoro apparentemente disparati, che vanno dalla gestione delle risorse umane all'ambito giornalistico, che si accompagnano all'item tradizionale dell'insegnamento della filosofia e della storia nei licei. Nell'ultimo anno della triennale è prevista l'attribuzione, come ovvio, avendo raggiunto nei primi due anni di 120 crediti formativi, di altri 60 crediti formativi, che però si articolano in maniera leggermente diversa rispetto alla struttura del primo e del secondo anno. Innanzitutto gli insegnamenti del terzo anno sono 5, quindi il totale degli insegnamenti della triennale è 17, 6, 6 e 5. I 5 insegnamenti però del terzo anno si caratterizzano per completare quel ambito più ampio di cui prima, tant'è che si struttura secondo una serie di tipologie di insegnamenti a scelta. Si può scegliere per il primo esame
tra l'esame di storia contemporanea o storia moderna per completare il ciclo di base legato agli studi storici all'interno del corso di filosofia. Poi un insegnamento a scelta tra filosofia della storia e storia della, storia della filosofia morale, che rientrano nell'ambito di una delle discipline fondanti e di base del corso di laurea in filosofia, che è filosofia morale. E poi un insegnamento a scelta tra estetica e filosofia del linguaggio, e infine un insegnamento a scelta tra pedagogia generale o psicologia generale. Tutto questo porta a complessivi 54 crediti. Mi direte, mancano ancora 6 crediti. Gli ultimi 6 crediti vengono così attribuiti. Un credito legato alle competenze linguistiche. Nel nostro corso di laurea triennale è possibile scegliere attualmente tra inglese e francese. Probabilmente ci apriremo già dal prossimo anno accademico, cioè 2022-2023, anche a tedesco e io auspicherei anche spagnolo. Poi un altro credito formativo legato alle conoscenze informatiche, e gli ultimi 4 crediti formativi sono attribuiti in ragione dell'elaborato finale, che è l'atto conclusivo del percorso di studi triennale. Voglio specificare, per non rubare troppo tempo ad Anna, 2 cose: che per accedere al corso di laurea triennale in filosofia è sufficiente un diploma di scuole superiori, e in secondo luogo, visto che anche altri colleghi ne hanno fatto in precedenza riferimento, all'interno del nostro corso di studi triennale, ma così anche per la magistrale, è previsto uno specifico accompagnamento delle matricole secondo una serie di canali specifici. Ci sono alcuni di noi che sono ufficialmente anche tutor del corso di laurea. Nella fattispecie, vado a memoria, per questo anno accademico dovremmo essere io, Arienzo e Giammusso, se non ricordo male, e alla nostra attività di tutor interni si accompagna l'attività dei tutor indicati attraverso piccoli compensi dal nostro Dipartimento di Studi Umanistici, e all'interno del secondo e terzo anno l'individuazione da parte di noi docenti tutor di alcuni studenti senior che in qualche modo si fanno anche carico di accompagnare le matricole, segnatamente a acquisire determinate dinamiche interne al corso di laurea rispetto alla propensione segnatamente alla individuazione del docente di turno in merito ad alcune problematiche o in ordine anche ad approfondimenti di ordine contenutistico specifico. Con questo metto un punto e virgola e senz'altro do la parola ad Anna per completare l'iter legato ai corsi di laurea in filosofia. Grazie Gianluca. E buonasera a tutti. Io diciamo ringrazio e rivolgo il mio saluto in particolare agli studenti che partecipano a questo Open Day. E per me, naturalmente, insomma, sono molto contenta di essere qui a presentare il corso di laurea magistrale in filosofia. Io mi chiamo Anna Donise, sono appunto coordinatrice da poche settimane del corso di laurea magistrale in filosofia. Ora, prima di entrare un momento nell'articolazione del corso, che io vi presenterò molto rapidamente perché sono ben consapevole del fatto che come studenti delle scuole secondarie voi siete soprattutto interessati al primo livello, quindi alla triennale che professor Giannini, che Gianluca vi ha così ben presentato. Prima però di entrare proprio nel merito del corso di laurea magistrale, voglio sottolineare un aspetto che secondo me è molto importante, perché in fondo tra triennale di filosofia e magistrale di filosofia c'è naturalmente una forte continuità
Gianluca lo diceva bene prima, no? È normale che uno studente che ha fatto la triennale di filosofia tendenzialmente si iscriva poi alla magistrale di filosofia, però c'è anche una differenza sulla quale un minimo mi voglio fermare prima di articolare il corso, perché in effetti con la triennale voi acquisirete le solide basi di cui Gianluca vi ha parlato, che sono ampie, non soltanto ed esclusivamente filosofiche, ma sono anche fortemente connotate in termini filosofici, e dunque vi hanno dato queste basi la possibilità di acquisire strumenti e capacità ermeneutiche. Voi avrete imparato dopo 3 anni di corso di laurea triennale in filosofia, avrete imparato a leggere un testo, a interpretarlo, a decostruirlo, se vogliamo quasi ad aprirlo, e a decostruire anche i sistemi filosofici che sono gli oggetti di lavoro con i quali voi vi troverete ad avere a che fare. Con la magistrale si tratta di fare un ulteriore passo in avanti, si tratta quindi di usare in piena autonomia quegli strumenti che vi sono stati forniti nei 3 anni, che avrete acquisito nei 3 anni, e quindi si tratterà di imparare a discutere, si tratterà di divenire attivi, di produrre anche, di imparare anche a scrivere, fare, ecco, la conclusione della triennale comporta un elaborato, è una prova impegnativa perché è il primo momento in cui davvero si scrive, ma poi con la magistrale ci saranno dei momenti in cui voi sarete portati dai colleghi a fare dei lavori di gruppo, a organizzare momenti di discussione in autonomia, e poi il momento più importante è quello della scrittura della tesi, che è un momento appunto un po' diverso da quello dell'elaborato triennale, perché lì si misura la capacità critica che si è acquisita nei 5 anni. Insomma, è importante a mio avviso sottolineare questa differenza, perché c'è proprio un'evoluzione nella formazione dello studente di filosofia, e questo si vede anche nella struttura del corso, perché in fondo il corso magistrale strutturato su 2 anni è un corso in cui voi avrete la possibilità di essere un po' più autonomi nella scelta dei corsi da seguire. Ora vi faccio vedere carico una slide molto molto sintetica. Vediamo se. Ecco, dovreste, spero, vederla. Vabbè, insomma, qualche riferimento in immagine, ma quello che mi interessa adesso è un po' la strutturazione del corso magistrale. Voi vedete che nei 2 anni del corso magistrale voi avrete moltissime opzioni di scelta. Molti insegnamenti saranno tra loro in alternativa e voi potrete decidere quale insegnamento preferite fare, perché in fondo la struttura stessa del corso magistrale prevede che si possa scegliere un percorso. I percorsi che sono stati individuati sono 3: un percorso storico-filosofico, un percorso teoretico-ermeneutico e infine un percorso più etico, politico ed estetico. Quindi la struttura, sulla quale non mi soffermo perché in fondo è un qualcosa che incontrerete un po' più avanti, però vi dà l'idea proprio di una maggiore possibilità di scelta, cioè la presenza infine nel secondo anno di crediti liberi consente agli studenti proprio di modellare il proprio percorso di studio, e questo accade anche con la scelta della materia nella quale farete la vostra tesi di laurea. Ora, appunto, il secondo anno prevede una serie di possibilità libere. Voi potete anche scegliere un insegnamento presente tra tutti quelli offerti dall'Ateneo. Il corso di studi però si è dotato negli ultimi anni di alcuni insegnamenti a scelta ulteriori, che sono andati a raccogliere
una serie di competenze che il nostro Ateneo offre, per cui abbiamo anche, come vedete, la possibilità di scegliere antropologia culturale, economia politica e persino un corso di fondamenti di fisica e cosmologia che negli anni passati è stato tenuto da un professore di fisica e poi psicoanalisi e teoria della civiltà. Vi dicevo che non mi soffermo in particolare sulla struttura, sui CFU. Giorgia Luca vi ha dato un po' l'idea del fatto che che i laureati in filosofia oggi hanno un'ampia possibilità di lavoro, molto più ampia se vogliamo che nel passato. Nel passato si pensava che iscriversi a filosofia dovesse significare necessariamente andare ad insegnare. È chiaro che l'insegnamento è un elemento importante, è uno sbocco importante, però i laureati in filosofia potranno lavorare nell'editoria, che adesso è anche editoria multimediale, potranno lavorare nell'organizzazione dei centri culturali e anche nelle biblioteche. Una cosa che devo dire ha sorpreso anche me: molti dei miei laureati negli ultimi 3 anni sono stati immediatamente assunti all'interno di aziende per la gestione delle risorse umane. Io posso testimoniare di avere ben 5 laureati negli ultimi 2 anni che lavorano a Milano, 2 a Milano, uno a Torino, uno a Firenze, uno è rimasto a Napoli e lavorano nella gestione delle risorse umane. Questa è una cosa che sta cambiando ed è molto in crescita. Ma naturalmente anche il giornalismo o la gestione delle attività culturali nella pubblica amministrazione, addetti stampa, consulenti d'immagine, queste sono tutte professioni certificate dall'Istat, nel senso che statisticamente molti laureati in filosofia fanno questo tipo di lavoro. E infine, ma secondo me è importante segnalarlo, l'accesso al dottorato di ricerca o ad altre forme di alta formazione che porteranno o potranno portare alcuni studenti a intraprendere la carriera universitaria o presso le istituzioni di ricerca che svolgono lavoro in aree filosofiche. Voglio soltanto dirvi, ma è solo un flash, che il dottorato in scienze filosofiche della Federico II si articola in 3 curricula, proprio a sostegno di quanto diceva Gianluca, una formazione che si muove tra tradizione e innovazione, quindi 3 curricula: filosofia, bioetica e filosofia dell'interno architettonico. Io mi fermerei qui, sperando di non aver rubato troppo tempo, darei la parola a Teresa Piscitelli, che ringrazio dello spazio e della conduzione del pomeriggio. Sì, grazie a te, grazie a voi, grazie alla professoressa Donise, grazie al professore Giannini per questa presentazione completa, esauriente e veramente che ha illuminato su quello che è il percorso della filosofia e l'importanza che ha questo corso di laurea nell'attuale momento storico e sociale che stiamo vivendo. Comunque, riconosciuto quello che ho detto prima, riconosce che ormai tutti capiscono qual è l'importanza dell'individuo a tutti i livelli di sbocco professionale, perché non abbiamo perduto un po' in questi ultimi anni, l'avevamo perduto e stanno capendo qual è l'errore che si è fatto, cioè la tecnologia è il fondamento dello stato della società attuale, ma da sola ci fa perdere qualcosa, ci fa perdere noi stessi, e questo è si è capito benissimo. Mi pare di capire che segnalava la dottoressa Chianese che ci sono delle domande. Domande. Loredana. Ecco, allora vediamo. Non c'è un test d'ingresso giusto, che vuole dire Loredana? Dunque, Loredana, vuoi rispondere Gianluca o la Donise, rispondete. C'è nessun test d'ingresso per come ricordavo in precedenza, a differenza di quando ne parlavamo al telefono qualche ora fa con Anna,
A differenza di quando noi eravamo studenti, ormai i corsi di laurea, in particolar modo quelli di L5 come la triennale in filosofia, sono aperti a ogni tipologia di diploma che chiude, è l'atto di chiusura delle scuole secondarie di livello superiore, di grado superiore. Segnalo che non solo non c'è nessun test d'ingresso, che non è a numero chiuso, e che anzi, lo ricordavo poco fa, la nostra curva incrementale di iscrizioni, che ormai già da qualche anno ci ha fatto sfondare circa le 200 immatricolazioni annuali, procede secondo uno standard abbastanza in crescita. Questo lo posso dire essendo non abbiamo in programma di mettere numero chiuso o test d'ingresso, diciamo, quindi potete stare tranquilli, diciamo, dico agli studenti. Ovviamente però c'è test d'ingresso, tuttavia, ed è una consuetudine che vorrei ripristinare dal prossimo anno accademico, ci sarà con tutta probabilità, così come fino a qualche anno fa, una sorta di test di autovalutazione rispetto alle conoscenze liceali sulle aree, sulle macro aree del nostro corso di laurea, no? È un semplice test d'ingresso, all'epoca era stato confezionato da un nostro antico collega che era Geppino Tortora, di conoscenze pregresse di ordine liceale, in maniera tale anche da individuare in premessa alcune forme di criticità che potrebbero essere accompagnate, lo dicevo prima, anche dall'attività di tutoraggio interno al corso di laurea per colmare queste lacune. Bene. Ecco, la risposta del professore individua bene, perché questi test d'ingresso certe volte fanno paura agli studenti, cioè non capiscono, dicono, ma adesso io poi che faccio, mi individuo? No, è solo per indirizzare quello che è il tutorato, che in tutti i corsi di laurea c'è, vedere quale linea deve seguire questo tutorato, perché deve individuare quali sono le carenze che voi vi portate dietro, perché sono inevitabili alcune carenze, e quindi il corso di laurea le individua e vi aiuta come dire, a sorreggervi in quei settori. Adesso vi invito ancora tutti a fare domande alla professoressa Donise, al professore Giannini, ma anche per i corsi di laurea precedenti che abbiamo presentato, lettere classiche e filologia, letteratura e civiltà del mondo antico, ma anche sulla scuola superiore meridionale, anche sulla sinapsi, cioè se qualcuno, sintesi, non ha avuto, tra virgolette, il coraggio, diciamo così, perché certe volte avete paura, siete molto giovani, ma io che dico, che vado a chiedere, ho vergogna, allora vi invito a intervenire, perché abbiamo ancora questi minuti nei quali siamo a vostra disposizione, ma soprattutto vi ricordo che la nostra dottoressa Chianese, che ci supporta benissimo, senza di lei non avremmo potuto fare tutto questo che abbiamo fatto, ci ha messo a disposizione il famoso opuscolo che vi illustra tutti gli esami dei vari corsi e tutti i vari indirizzi ai quali i vari siti ai quali potete in questi mesi che vi distanziano dalle decisioni finali ricorrere per potervi aggiornare, per poter porre domande, e ve lo sto dicendo da tanto tempo, da quando abbiamo iniziato, ma sono insistente perché voglio trasmettervi appunto la comunicazione che ci sono canali di informazione continua da parte nostra, e ponete le domande più semplici che passano per la testa. Ma come faccio, come non faccio? Non vi preoccupate, questo ci dovete chiedere, non dovete fare un esame. Va bene? Sono molto semplice nel porre queste osservazioni, ma noi vogliamo domande semplici, perché da voi questo in questo momento dobbiamo avere, domande semplici, non domande di formazione, poi dopo verrà la formazione. Bene. Dottoressa Chianese, non ci sono altre domande? Ecco la brochure che ha messo la dottoressa di nuovo. Al momento non ci sono nuove domande.
Va bene, non so se ci sono studenti ancora in linea. Sì, sì, assolutamente, sì, sì, ci sono. Ci sono. E io li sto invitando perché hanno certe remore a intervenire, hanno come, tra virgolette, ritegno, dice, no, la mia domanda è troppo semplice. Non è vero, non è vero. Io lo sto dicendo da quando abbiamo iniziato. Le domande semplici dobbiamo porre. Va bene. E allora io... C'è una manina alzata. Bene, dove sta questa bella manina? Vediamo, dove sta? Non la vedo. Patrizia, puoi attivare il microfono e porre la domanda? Attivato, buonasera. Ah, ecco, ci sta seguendo dall'inizio questa Patrizia Cibelli, vero? Ha seguito... sì. Ecco, sì. Benvenuta, allora ponga la domanda. Grazie. Volevo soltanto sapere dove è possibile consultare questo opuscolo. Eccolo qua, la dottoressa, guardi, lei se va, guardi, glielo sto indicando, studio dipartimento, eccolo qui, vede, lei se va sul sito del dipartimento, perché questo è il nostro sito, studi sì. Umanistici, dipartimento, Unina, va in didattica e trova questo... È la didattica. Sì, didattica, vediamo, un attimo solo, vediamo se lo riusciamo a aprire sì. Da qua, un attimo solo... Speriamo che lo può essere. Eccolo qua, lo vede? Ecco. No, vedo 2G. Ah no, dottoressa Chianese, non lo possiamo mettere in condivisione? Assolutamente sì. Ecco, allora la nostra dottoressa provvede, la mette in condivisione e facciamo vedere che è una lettura comoda che vi illustra su tutto il percorso e risponde a tutte le curiosità sugli esami. Adesso la dottoressa lo mette in condivisione. Eccolo. Confermatemi? Sì, noi lo vediamo, vero? Se lo facciamo scorrere piano piano, per piacere. Ecco, la nostra offerta didattica, andiamo avanti. Questa è tutta la nostra sede, il nostro bel chiosso che speriamo presto sia popolato di tutto il vostro chiasso, felice chiasso. E poi l'offerta didattica, come vedete, un attimo solo, dottoressa, lauree triennali, che sono le nostre 7 lauree, qui si vedono poco, ma poi tutto, e poi con le quali si consegue il titolo di dottore, qui seguono le 10 lauree magistrali, scendiamo un poco, per piacere. Ecco, poi dopo abbiamo la formazione post laurea, e poi... che come abbiamo detto è dottorato, master, e poi sono enucleati tutti i corsi triennali, i corsi triennali che sono già stati vengono presentati appunto in questi giorni, sono 7, e questo numero indica la pagina dove sono illustrati. Per piacere scendiamo, e poi c'è allora tutti i corsi triennali, un attimo solo dottoressa, così facciamo vedere come è fatto il libretto, c'è tutta una presentazione, e poi come vedete anno per anno tutte le discipline, tutti gli esami, cosiddetti esami, vedete, primo anno queste materie che dove, perché per ogni anno si conseguono, come ha detto prima il professore Giannini, per 3 anni c'è ogni 180 crediti, 60, 60 e 60. Vedete, questi sono gli esami fissi, al secondo anno questi esami più un insegnamento a scelta, cioè sul nostro opuscolo è scritto tutto. Scendiamo un poco, dottoressa. Ecco, questo è il terzo anno, come vedete, avete tre materie fisse, tre discipline, tre esami, tre discipline scritte con la corrispondenza di crediti, di ore di lezione, perché a 12 crediti corrispondono 60 ore di lezione, e ci sono invece discipline per le quali dovete conseguire solo 6 crediti, abbiamo 30 ore di lezione più 2 insegnamenti a scelta. Ecco, vedete, quindi nel terzo anno, come vedete, gli esami obbligatori si diminuiscono come numero, perché già comincia la vostra scelta in base a quelle che sono le scelte che voi siete già in grado di fare. Qui per archeologia, siccome ieri l'abbiamo presentata, ci sono i vari curricula, e quello che adesso qui segue il curriculum storico-artistico, archeologia l'abbiamo presentata ieri. Allora noi per tutti i corsi triennali abbiamo tutta la presentazione, l'offerta didattica, quindi voi ve la potete studiare. Adesso se scendiamo un poco, dottoressa, ci sono tutti i corsi triennali pagina per pagina, quelli che hanno i vari curricula, vede, sono tutti distinti per curriculum, e vi presentano tutta l'offerta formativa. Poi successivamente alle triennali lo stesso criterio
viene fatto per le magistrali. Quindi questo opuscolo vi illustra tutta l'offerta formativa, vedete, filosofia, quella che prima vi ha presentato il professore Giannini, qui è esposta, naturalmente qui, fermo un attimo, vedete, poi c'è tutto, per ulteriori informazioni andate sul sito del Dipartimento, in particolare qui siamo nella pagina filosofia e pigiate questo sito, è tutto illustrato. Finite le triennali, andiamo nelle magistrali e tutte le magistrali sono illustrate allo stesso modo. Quindi voi avete proprio attraverso l'opus tutto quello che noi ora vi stiamo dicendo a voce, ne avete una visione diretta, vedete, psicologia, tutto, e attraverso il libretto ve lo studiate, ve lo guardate e potete farvi venire tutto. Eccolo, vedete? Eccoli qua, vedete? pagina, tutte le 10 magistrali che noi abbiamo, perché abbiamo detto, no, che c'è una trasmigrazione tra triennio e magistrale che non è per forza univoca, voi potete poi scegliere se c'è bisogno di qualche materia, qualche credito da integrare, ci sono gli esami che potete poi liberamente fare prima delle iscrizioni. Andiamo sull'ultima pagina, dottoressa, voglio far vedere quali altre informazioni, quindi tutto quanto, perciò vi dico, voi guardate, ve lo vedete, fatevi tutti i dubbi, e quando avete dubbi poi andate a chiedere agli studenti part time, andate a chiedere ai professori, agganciate tutte le forme di orientamento che noi vi diamo, consultate i siti, sito del nostro dipartimento innanzitutto e sito orientamento di Ateneo, perché vi ho detto che ci sono le live chat e la one to one. Teresa, scusami, sicuramente l'avrei ricordato in precedenza, sì. Con le chat one to one, c'è la possibilità… Scusa un attimo, fermo Chianese, dimmi, scusa, dici… No, dicevo che sicuramente l'avrei ricordato, ma vale la pena ribadirlo, perché è una cosa che ormai nell'ultimo anno sta prendendo, a causa della pandemia, molto piede, cioè che con le chat one to one… C'è un contatto diretto con ognuno di noi da parte degli studenti liceali, per cui tutto quello che hanno da chiedere in qualche modo già da ora trova un canale di comunicazione privilegiato. Tantissimo, perché voi potete o scrivere delle mail con il live chat, ma con lo one to one che si è acceso quest'anno, addirittura voi chiedete un appuntamento e parlate su Team, parliamo de visu, come dire, e quindi è molto importante per voi anche superare le barriere di riservo, non voglio dire vergogna nel senso, per carità, di riservo che avete nel porre le domande, così cominciate a familiarizzare con tutto l'ambiente. Dice, ma io non so a chi rivolgermi. Lo schema vi aiuta, poi andate e poi vedete quali sono gli insegnamenti, i professori, e poi sempre rivolgendovi agli studenti della vostra età, chiedete, ma chi è il professore qua, chi è il professore là, e come dite nel nostro gergo, ci agganciate. Allora, le notizie utili, vedete, sportello di orientamento, che adesso qui è sempre attivo, ma naturalmente adesso vi ho detto sportello orientamento DSU Unina ed è su Facebook, quindi è attivo continuamente. Poi abbiamo l'indirizzo della segreteria, le biblioteche, il riferimento della sinapsi e poi tutte le formazioni abbiamo post laurea. Per quanto riguarda la scuola di studi meridionali, vi abbiamo dato tutti gli indirizzi, anche quella vi invito a non pensare che è una cosa inaccessibile, assolutamente, perché tutto è a tutti accessibile con la volontà. Siamo arrivati su Marte, ragazzi, vedete le nostre sedi, università, poi tutte le sedi di via Mezzocannone, sono le sedi di via Marina, San Pietro Martire, che è la sede, il nostro bellissimo chiostro, e poi abbiamo anche gli uffici che stanno via Cortese, e qui siamo, come vedete, proprio nel centro, quindi anche per chi viene da fuori abbiamo Piazza Borsa, la metropolitana, che è molto importante sapere queste cose, perché si accede molto facilmente alle nostre sedi dalla stazione centrale, o a piedi o si prende la metro e si arriva, perché noi questo lo stiamo dicendo, perché noi naturalmente il nostro augurio è che a settembre saremo tutti nel nostro chiostro, va bene? Allora io... C'è una domanda per la professoressa Merola.
Benissimo. Di Lucia Nuzzo, che ci chiede dove è possibile ottenere maggiori informazioni relative alla Scuola Superiore Meridionale. Allora, il sito è ssmunina.it. Lo vuoi dove... scrivere, Giovanna? Assolutamente, ma posso anche tornare, giusto un secondo, sì, vi faccio vedere tutti gli indirizzi. Sì, loro lo vedono. Si vede? Eccolo qua, ragazzi. Allora, questo è l'indirizzo ssmunina.it in cui troverete molte informazioni. Potete trovare, per esempio, il bando dello scorso anno, in modo da potervi già cominciare a orientare. Potete trovare l'elenco delle lezioni che si stanno svolgendo quest'anno, anche per capire che tipo di attività si svolgono nella Scuola Superiore Meridionale, perché è un tipo di lezione profondamente diverso rispetto a quello dei corsi di laurea. E poi ci sono questi due indirizzi mail, in modo particolare info@ssm per avere informazioni di tipo amministrativo, allievi.ssm@unina.it per avere invece informazioni sulla didattica. Ma ribadisco, siamo veramente sempre a disposizione. Spero di aver risposto alla domanda della signorina. Bene, bene. Ci sono altre domande? Ci sono altre domande? Siamo sempre qui, eh? Cominciate a... prendete familiarità con i professori. Noi siamo professori, non siamo... professore universitario, posso mai chiedere questo? Sì, dovete chiedere quello che... quel piccolo dubbio che vi sembra tanto piccolo, che invece è fondante. Bene. Alessia, ci sono altre, qualche altra domanda? No, non c'è nessun'altra domanda. Ora metto in condivisione la pagina dei contatti, ecco, in modo tale che se gli studenti in un altro momento, in un'altra sede, sì, hanno bisogno di rivolgere delle domande, lo possono tranquillamente fare. Bene. Diamo informazioni il più possibile, perché loro le tesaurizzano. In questo momento, sai, si sono, sono un po' inondati da noi. Non lo vediamo però. Dove sta Alessia? Non viene ancora. Giusto un secondo. Ah, va bene. Si vede? Non ancora. Ecco. Ecco. Quindi vedete... ecco il sito del nostro dipartimento, e ricordate poi che anche tutto su Facebook, è lo sportello orientamento studenti, è su Facebook, abbiamo ogni giorno anche 200 richieste, sapete, la dottoressa De Maio, non so quante richieste riceve ogni giorno, perché arrivano da tutta Italia, quindi non abbiate remora a scrivere, a chiedere. E lei poi passa a tutti gli studenti, perché le domande semplici arrivano dappertutto, le domande a questo sportello orientamento. Poi abbiamo, vedete, area didattica, sportello orientamento DSU, eccolo qua su Facebook, e poi abbiamo orientamento Unina, perché vi ho detto live chat e one to one. Bene ragazzi, io vi invito ad essere, a fare domande, ad essere presenti, a chiedere, a dipanare ogni vostro dubbio attraverso tutti questi strumenti che noi vi abbiamo, queste linee di contatto che noi abbiamo a vostra disposizione. Va bene? Così cominciate anche a sciogliervi, come dire, a superare le leve. Poi in questo momento che siamo così distanziati, è bene che voi prendiate questi contatti, altrimenti l'isolamento ci blocca un po'. Blocca anche noi, sappiate che noi abbiamo bisogno di voi, come voi avete bisogno di noi. È solo da questa compartecipazione, e noi non vediamo l'ora che questo chiostro si possa riempire del vostro chiasso, delle vostre risate, dei vostri panini mangiati dietro le colonne. Va bene? È un invito, proprio un augurio che faccio a voi e a me stessi, a noi tutti, che il chiostro si riempia di voi e del vostro entusiasmo, delle vostre curiosità. Va bene. Allora io penso che possiamo salutarci, ringraziamo tutti quanti gli studenti che sono intervenuti, ringraziamo tutti i professori che siamo qui presenti, ringraziamo la dottoressa Chianese che ci ha sorretto per tutto il pomeriggio, e naturalmente ci rivediamo domani, gli studenti ci rivediamo per
che siano interessati ai corsi di laurea che si presenteranno domani e che sono corso di laurea in storia triennale e magistrale. Viene ripetuta la presentazione della scuola meridionale, superiore meridionale della sinapsi, quindi chi abbia qualche domanda può anche rifarla domani, e tutto il corso di laurea in lingue triennale e magistrale. Ci vediamo sempre su questo canale domani alle ore 16. Vi ringrazio tutti. Ancora c'è qualche domanda? Siamo ancora qui. Se non c'è nessuna domanda, ci salutiamo se siete tutti d'accordo, a meno che qualche professore, collega non voglia intervenire in questo momento e dire qualcosa. Allora, buona cena. Va bene, va bene. Allora, arrivederci a tutti, allora. Grazie a tutti. Buonasera a tutti, grazie. Arrivederci. Ciao Anna. Arrivederci. Ciao Gianluca. Buonasera. Arrivederci. Ciao. Arrivederci. Risposta e lo abbiamo invitato a prendere visione della registrazione dell'evento di oggi in modo tale da diciamo poter recepire tutte le informazioni di cui necessita. Bene, ma poi soprattutto la studentessa che ha posto la domanda non abbia alcuna remora a mettersi in contatto anche per mail con la professoressa Santa.Parrello, che è la nostra referente. In Santa punto Parrello Chiocciol, mi sta sentendo la ragazza? Sì. Che ha posto? Ecco, sì, allora sì. È arrivato un po' in ritardo, se lei vuole proprio porre la domanda, visto che forse è andata via la professoressa Parrello perché ha parlato tanto tempo fa, lei scriva una mail, dica che ha seguito tutto e scriva santa.parrello@unina.it, si presenti e faccia la sua domanda, non si preoccupi. Va bene? Alessia è arrivata? Sì, mi ha risposto. Perfetto. Ecco, perfetto. Perfetto, quindi la studentessa che è interessata a psicologia, se risente YouTube, può chiarirsi anche gli altri dubbi che può avere su psicologia, se in quel momento non aveva posto problemi e poi dopo le sono venute altre domande. Quindi sia su YouTube, sia sul one to one, sia su mail a Santa Parrello, va bene? Perfetto. Va bene, prof. Va bene, perfetto, va bene. Di nuovo. Ciao Teresa, buonasera. A domani, a domani. A domani, a domani, arrivederci, arrivederci.